Time to make history. Time to earn poker glory. Time to play under the lights. Time to compete for the trophy. The time is now. Welcome to the Bahamas and the conclusion of the 5K main event. 738 players entered this tournament now, just six remain. Our final table lineup includes a former Bahamas finalist, a November Niner, and a WPT champ, plus three new faces, all looking to score that top prize of nearly $500,000. And claim the first ever PokerStars Championship title. Sarà una lunga, lunghissima giornata di poker, quella che sta iniziando proprio adesso ad Atlantis di Nassau alle Bahamas, dove i sei protagonisti rimasti in gara al primo PokerStars Championship della storia si daranno battaglia per conquistare la prima moneta da $480,000 e sollevare al cielo la picca tanto desiderata dopo sette giorni di poker stellare. Il gruppetto dei sei left è spezzato perfettamente a metà e Gentili, Harder e Opalikin hanno uno stack che può permettere loro di controllare le sfuriate dei tre short, Vela, Glazel e Josephai, i quali proveranno a mettere loro il bastone fra le ruote. Dall'Atlantis di Nassau, una buona serata ad Andrea Boria e Pierpaolo Fabretti. Buonasera Andrea, buonasera a tutti gli amici all'ascolto. Ecco qui le immagini dalle Bahamas di quello che è successo nei giorni precedenti e in particolare ieri, in cui siamo scesi da 16 giocatori fino alla composizione di questo tavolo. Come ci ricordava Andrea, siamo in 6 e ci sono grandi nomi a questo tavolo finale. Uno di questi è quello che abbiamo visto adesso inquadrato, Johnny Bucks, al secolo Josephai, grande grinder online, il giocatore più titolato al tavolo fra live e online, 10 milioni in carriera per lui, eccolo qui. Questo invece è Harder, per lui 7 milioni in carriera, e poi tutti gli altri appena nominati. Ci sarà da divertirci, questo è il trofeo, mezzo milione quasi per il vincitore, e in bocca al lupo a tutti. Controllavo ieri, anzi qualche minuto fa, quello che era successo ieri, e cioè chi dei giocatori, che posizione occupavano i giocatori che sono arrivati al tavolo finale di oggi, al day 5, quindi prima che iniziasse questo day. Gentili aveva chiuso al primo posto il day 5, primo di 16. Joseph aveva chiuso sesto di 16 al posto numero 5. Al posto numero 4 Opalikin aveva chiuso secondo di 16, Rasmus Gleisen settimo di 16, Christian Harder ottavo e Michael Vela quarto, per cui più o meno tutti sono riusciti a tenere le proprie posizioni per approdare al tavolo finale. Quindi questo è un discorso molto importante per se poi magari voi volete tenere le vostre statistiche. Questi è Alexei Opalikin, il primo che è entrato nell'arena dell'Atlantis. Questi è Rasmus Geisel, munito di fidanzata, l'abbiamo visto
anche ieri quando ha vinto il colpo decisivo per l'entrata al suo tavolo finale. Michael Gentili, l'avete imparato a riconoscere, a conoscere questi giorni. Cliff Josephy è questo invece il giocatore che si siederà adesso sull'arena, nel tavolo finale dell'arena dell'Atlantis. Questi è Michael Vela, sempre dotato di cappellino, e questi è Christian Harder, talentuosissimo giocatore live online. E questo è uno shot dei sei giocatori del tavolo finale che andiamo a commentare proprio in questo momento. Attenzione, perché adesso abbiamo Joe Stapleton che ci introdurrà al tavolo finale di quest'oggi. Hello and welcome to live Cards Up coverage from the first ever final table from the PokerStars Championship. We are kicking off this brand new tour from the Bahamas with fun and sun and poker in a main event field over 700 players deep. Six players remain, but only one will swim home with the nearly $500,000 first place prize. Let's meet them now. Ed eccola la presentazione. Has a WPT title where he outlasted the likes of Nick Schulman and Tom Dwan, so this should be NBD for the MVP. If he lasts as long at this table as one of his jokes, he'll do just fine. From the United States of America, Michael Vela. Michael Vela, statunitense di Newburgh, 50 anni per lui, New York, Newburgh ovviamente è New York, $1,704,000 vinti in un solo torneo, il WPT World Poker Tour Finals del 2007 al Foxwoods. Dal Maryland invece Christian Harder, 29 anni, giovanissimo lui, $5,985,000 chips per lui. He and six friends started this main event. Four of them cash, but only one is still in. Jealous. From Norway, Rasmus Gleisel. Oslo, il norvegese Rasmus Gleisel arriva da Oslo, 1.560.000 cortina per questo tavolo finale, ma ovviamente ha tutta la possibilità per prendersi il tempo. But he played a live satellite and binked a seat ball in the corner pocket. From Russia, Alexei Opalikin. Da San Pietroburgo, uno scatenato Alexei Opalikin, $4,590,000, posto numero 4. Poker's original gangsters and has gotten more pieces of poker players than the IRS. And of course there's that little feat of finishing third in last year's World Series of Poker main event from the United States of America, Cliff Josephy. Comunemente conosciuto come Johnny Bax, $1,240,000 per Cliff Josephy, al posto numero 5, i 51enne di New York. In a 5K at the WSOP, and he's managed to escape the Great White North for a week in the middle of January, so he is already winning. From Canada, Michael Gentili. Ha vinto alle USOP qualcosa come $700,000 guadagnati non solo a Las Vegas ma in tutta la carriera, 24enne di Windsor, Ontario, nel Canada, al posto numero 6, avete visto il chip leader, Michael Gentili, $6,175,000, è stato dato lo shuffle up and deal. Prima curiosità della giornata, non c'è lo small blind, eliminato ieri alla posizione numero 7, il livello con il quale partiamo è il residuo del 26, numero 27, abbiamo ancora da giocare 40 minuti del livello numero 27, ante 10.000, small blind 30.000, big blind 60.000. Eccoci qua, entriamo subito allora nell'azione, ricordiamo che oggi vedremo le carte. Bravo Pierre, soprattutto una cosa che non abbiamo ancora ricordato, oggi avremo la diretta Cards Up, quindi vedremo le carte di tutti i nostri protagonisti e potremo fare delle disamine un pochettino più particolareggiate per cui avremo la possibilità anche di vedere con quale range entrano in gioco i giocatori di questo tavolo finale, di questo tavolo televisivo, così come sta facendo subito Gleisel da UTG più 1, eccolo qua, con una coppia di 9 ovviamente la mano va onorata. Hai detto benissimo, perché con le carte scoperte, soprattutto a un tavolo finale in cui ci sono giocatori del calibro di Harder e Josephy, è molto istruttivo vedere come viene interpretato un tavolo finale del genere, quindi non perdete assolutamente
questo evento. Apre Glazel, lo abbiamo visto, con 9-9. Opalikin va a chiamare con asso 5 di quadri. Sì. Giocherà il colpo in posizione il russo di San Pietroburgo. Andiamo a vederci questo flop, vediamo se regalerà gioia a Opalikin. Assolutamente no, anzi Glazel setta la sua coppia di 9 e Opalikin qua non ha trovato assolutamente nulla, può tranquillamente foldare senza farsi del male. Così infatti Opalikin si arrende immediatamente, Glazel comincia nel migliore dei modi con un punto fortissimo, ha settato la propria coppia di 9, questo significa anche avere un attimino di fiducia rispetto all'inizio, tutto magari ti viene assolutamente più quando vedi le prime carte trasformarsi in un punto fortissimo. Come no, l'aspetto psicologico a un tavolo finale, ma in generale in un torneo di poker, è sempre da tenere in grande considerazione, che ci sono dei momenti in cui invece non vediamo nessuna carta e tendiamo poi a lasciarci andare allo sconforto, così viceversa, invece quando vediamo tante carte è anche più facile poi eventualmente fare una giocata particolare, un bluff in più, perché appunto si sente anche un po' di fiducia che deriva appunto da una run buona anche per quanto riguarda le starting hands. Quindi questo può essere un fattore decisivo anche per il torneo di Glazel, un Glazel che sia nel day 4 che nel day 5 ha rischiato due volte l'eliminazione, è stato a lungo lo short del tavolo, poi però quando c'è stato da metterle tutte è sempre andato lui e quindi oggi può dire la sua. Qua Gentili apre da bottone, però è sfortunato perché trova una mano importantissima da parte di Harder, che ha una coppia di Jack, coppia di Fanti. Ovviamente Harder qua difficilmente si limiterà al call, cercherà di estrarre il massimo del valore fin dal preflop. Eh sì, qui Gentili deve stare molto accorto perché i due si sono beccati spesso anche ieri, essendo due con gli stack più profondi, lo vedete, 6 milioni per il canadese, 5,5 per Harder, quindi c'è history tra i due, si sono dati a lungo battaglia e l'apertura di Gentili dal bottone, la tripette di Harder spesso può avvenire anche non necessariamente con una mano, in questo caso però Gentili non dà seguito alla giocata. Però questa è una situazione che vedremo spesso in questo tavolo e mi aspetto che magari più avanti, adesso siamo proprio all'inizio, ci siano raise e 3-bet anche non necessariamente con mani forti, quindi teniamo d'occhio i due, sono entrambi molto skillati, hanno stack profondi e la posizione nella quale poi si andranno a confrontare, spesso quindi bottone blinds, è molto foriera di cose del genere. Allora intanto buongiorno, buonasera a tutti coloro i quali ci hanno scritto in chat, vedo che siete già scatenati con la password per il free roll. Ragazzi, con calma e con sangue freddo arriverà anche la password che del free roll durante questo livello. Il torneo inizia alle 21:15, abbiamo tutto il tempo per darvi la password. Se vedete qualcuno iscritto è perché è stato talmente bravo da averla indovinata. Ragazzi, le password sono sempre le stesse tutti gli anni, per cui è molto semplice che qualcuno possa averla indovinata. E poi non è neanche così difficile indovinare le password, basta andare lì, vedere un po' quali siano le possibili password collegate al torneo che c'è in questo momento, e qualcuno ci riesce abbastanza facilmente. Per cui tranquilli, nel giro di mezz'ora, anche 40 minuti, anche troppo. Sei cattivo, sì. Per creare un po' di suspense. Okay. Si potrebbe chiedere come ieri un suggerimento, però data l'esperienza di ieri, ma lo sai che io come si dice, attenzione qua, il 6 per Glazer che ha veramente iniziato la grandissima questo tavolo. Eh sì, adesso c'è stata l'apertura di Opalikin dall'under the gun, quindi prima a parlare, anche se siamo in 6 chiaramente, quindi tutto diventa più relativo, non è un tavolo completo ma è un tavolo short-handed, six-handed.
e c'è stata la difesa del buio proprio di Glazel che prende i suoi tre outs. Non è ovviamente automatico perché comunque il 6 è una third pair, in più Glazel è fuori posizione, però questo 8 al turn chiaramente lo aiuta un pochino perché questo suo 6 acquisisce ulteriore valore. È difficile ovviamente che Opalikin, anche se è possibile, ma più difficile che Opalikin possa avere questo 8, quindi Glazel può sentirsi un po' rinfrancato dal turn, probabilmente qui farà ancora check, vediamo. Piatta è 6,80, cioè chiaramente il K che un po' lo disturba. Se sta pensando a una puntata, mi sembrerebbe un po'... Sì, questo 8 sicuramente gli fa gioco, se Opalikin non ha preso nessun... Ah, Opalikin spara anche la seconda, non si arrende, e questo è un errore clamoroso, perché comunque sia a valore dietro. Con questo asso può già pensare di essere già buono col suo asso. Chiaro che il suo asso 10 a picche con questo 8 di picche al turn aumenta la sua equity. Vedete che c'è ancora il 30% di possibilità di vincere il piatto. Per lui ci sono ancora tutti i K, tutti i 10, tutti i picche per vincere questo colpo. Eh sì, poi con questa puntata però c'è da dire che siccome Glazel in questo momento ha solo 1,5 milioni, Opalikin lo mette molto sotto pressione, forse sì, un check dietro poteva starci, no, proprio anche in virtù. Se anche... adesso Opalikin pusha, se adesso Glazel pusha, cosa fa Opalikin? Va via, cioè sarebbe un errore mettere. Sì, sì. In realtà questo 8 di picche poteva appunto suggerire un check dietro di Opalikin, perché come detto si mette in 4 quinti e quindi poteva comprarsi la carta gratis, però ha scelto la via dell'aggressività e in questo caso ha avuto ragione lui, poteva rappresentare il K, Glazel con il 6, nonostante avesse la mano migliore, come detto, fuori posizione, con uno stack abbastanza ridotto, era un po' in difficoltà e non se l'è sentita. Sentiamo Opalikin. I'm making a good decision. If I make mistakes, it's not big mistakes. So I'm glad, it's good. I arrived here, I arrived Bahamas 7 January, next day from the starting this event. The first day I lost, as I said, next day I won, and next day it was starting this event, so I'm here. I feel absolutely clearly, I feel almost perfect. I will feel perfect if I won, but now it's already a very big result for me, for sure. Abbastanza perentorio, ha detto ieri, ho giocato in modo abbastanza quasi perfetto praticamente, sono stato molto contento del mio gioco, sono molto felice di essere qui ovviamente, adesso vedremo cosa mi si prospetta al tavolo televisivo. C'è qualche, immagino che l'abbiate notato, c'è qualche secondo di delay fra qui i giocatori che... fra quello che dicono i giocatori e le immagini che arrivano, fra il sonoro e il video. Vediamo, c'è stata l'apertura adesso di Harder, scusate, dal bottone, la tribet di Glazel con Asso 9, ma attenzione perché qui Opalikin si ritrova con una mano molto forte, Asso Donna dal big blind. Come detto, il tavolo è da 6 e chiaramente i range di apertura e anche di push e di repush chiaramente sono un pochino più grandi rispetto al tavolo completo da 8 o da 9. Qui c'è stata l'apertura di Harder, che ovviamente può essere fatta con qualunque mano, in questo caso 10 e 7, a 6 milioni di stack, quindi poi è un giocatore che padroneggia benissimo il gioco e quindi non ha difficoltà ad aprire con mani anche del genere, 10 e 7 è sul bottone, quindi tutto regolare. Glazel giustamente, facendo più o meno queste considerazioni che abbiamo fatto insieme, va a tribettare dallo small blind, però qui Opalikin con Asso Donna può sia chiamare sia decidere di provare a forbettare. Vediamo un po'. Probabilmente forbetterà. Eccolo qui, infatti.
prende le chips bianche, che ricordiamo sono da 100.000 ciascuna, e quindi va in forbet 700.000. qui Arthur chiede, ma più che altro scena, perché con 17 ovviamente non può inventarsi granché. E Glazel invece qui ha solo 1.100.000 dietro, asso 9, difficile che possa decidere di giocarsi il colpo in un forbettato con asso 9. Tra l'altro con un giocatore come Opalikin, che non abbiamo mai visto forbettare fino adesso, se non ricordo male. Che io mi ricordi, no. Poche volte ha tribettato. No, qualche volta sì, ha tribettato, ma una forbet non l'ha mai fatta. Siamo in apertura di tavolo finale, difficile che la possa fare in bianco. Asso 9 è una mano che poi spesso viene dominata. Glazel passando rimane comunque con una ventina di bui. Forse può trovare uno spot migliore ma per giocarsi. Sicuramente questo è sempre fold. Poi Glazer lo sa che Opalikin è un giocatore troppo tight per far bettare in bianco in questo spot. E alla fine Glazer, sono convintissimo che passerà. Eccolo qua il suo fold. Sì. Giusta la... Questo è tutto standard. Giusta l'apertura di Harder da bottone, giusta la 3-bet di Glazer da small blind, una mano che sicuramente era superiore rispetto allo spettro di range delle carte di apertura di Harder. Eccolo qua intanto le espressioni dei fold di Opalikin. Sì, questo è, diciamo, un flashback della giornata, non di ieri, dell'altro ieri. Sì, dell'altro ieri, in cui Opalikin ha fatto due aperture sui bui di un giocatore shortissimo che aveva meno di 10 bui, forse 6 o 7, che era Allison. Che poi è arrivato settimo, esatto. L'ultimo eliminato di ieri, e per due volte ha aperto e foldato sull'all-in dove doveva aggiungere appunto 4 o 5 bui, e quindi insomma avete visto la reazione molto molto sorpresa e divertente di Glazel. Però alla fine, ridendo e scherzando, Palin si presenta a questo tavolo finale con uno stack imponente. Eh sì, quindi ha avuto ragione lui alla fine. Qua Glazel da bottone, ancora una volta l'apertura molto attivo. Glazel questa volta apre a 130 con donna 5 a picche in un six-handed. Ovviamente sapete, all'Holly Boy dice che non era Ellison, e chi era? Tu te lo ricordi l'Holly Boy chi fosse? Io mi ricordo che era Ellison, era il giocatore iper short. Io non me lo ricordo assolutamente, a meno che non fosse lo Scarafaggio. Potrebbe, ecco, sì, forse. Era forse lo sì. Quello che ha sculato K6 asso 10 di Matteos. Così diventa difficilissimo, almeno per me. Intanto il buon Glazel si riprende un attimo, perché riesce a portare a casa questo piatto uncontested e vince quindi buia e ante. Ricordiamo il livello 30-60 ante 10. Sì, forse era proprio lo Scarafaggio, quello che aveva il pizzettone e la barbettona, vero? L'Holly Boy, aiutami tu. Dovrebbe essere lui. Altra mano qui a questo tavolo finale, vediamo se Harder ci riprova. Stavolta una mano un po' migliore, anche se la posizione invece è peggiore. È il secondo a parlare e apre con asso e 6, 140. Il tatuato, forse l'inglese tatuato? No, non mi sembra. No, Isola Tortuga dice io non avevo preso lo Scarafaggio. Mettetevi d'accordo, ragazzi, perché avete un po' idee contrastanti su chi fosse. Allora, uno dice che era il tatuato, uno dice che era che è lo stesso che dice che era il cavallino che avevo preso io. Ugo invece dice che era lo Scarafaggio, ma io non avevo preso lo Scarafaggio, io non l'ho mai preso. Attenzione, perché Josephy è andato all-in sull'apertura di Harder, che però con asso 6
non può chiamare i 20 bui circa di Joseph. Joseph invece aveva una mano più che legittima, coppia di 8, piattino per lui che vince quindi l'apertura sui bui. Andiamola a sentire. No pressure, because I'm 6 of 6. The last time around, last big TV final table, I had a lot of pressure on me. I didn't feel it, but you know, there were expectations. I have no expectations right now. I'm supposed to go out 6, so it's fun. Let's go. I'm not going to talk about the other players. I mean, everybody's competent. Everybody's competent. I've just been literally playing my cards and not the other players, as everybody could have seen yesterday from my folding and folding and folding. Hopefully I won't do as much folding today, and hopefully I'll be around for a while. We'll see. I would love to win. We'll see what happens. I would be thrilled. I would get permission to come back to the Bahamas next year. Yeah, all good. Detto che ieri ha visto, non è riuscito a fare il gioco che aveva fatto nei primi 3 giorni perché non è riuscito a tramutare le proprie carte in giocate particolari come sperava di fare, come aveva fatto precedentemente. Attenzione, beh, questo potrebbe essere il primo all-in and call della giornata. C'è da bottone lo shove di Glaser sull'apertura da OTG di Harder. Immagino che Harder qua chiamerà. Sì, non credo che Harder possa esimersi da questo call. Sono 21 bui l'all-in di Glaser. Dopo l'apertura Harder neanche ci pensa, fa un call veloce e quindi andiamoci a giocare questo coin flip. Harder, come vedete dalle percentuali, avendo la coppia, parte leggermente avanti, ma sostanzialmente è un coin flip. Vediamo un po'. Qui Glaser per la terza volta le mette tutte, le prime due volte gli è andata bene. Vediamo se anche la terza riuscirà nel double up, oppure Harder fa subito il primo player out. Andiamo a vederci il flop, il piatto è 2.700.000. Non c'è l'asso, non c'è il K. Sul flop rimane avanti Harder, che adesso sale al 75%. Il sesto giocatore porta a casa $103.000. Ancora un 6, solo il river può salvare Glaser, operatore finanziario danese, no scusate, norvegese. E c'è addirittura il full house per Harder, che elimina Glaser. Molto simpatico questo ragazzo, ha giocato molto bene, però dopo il day 4 è sempre stato molto short, ha vinto un paio di all-in, alla fine questo non è riuscito a vincerlo. Eccolo qui che si abbraccia con la fidanzata, bel risultato per lui, $103.000, sesta posizione. Leggevo nell'intervista che ha rilasciato prima del tavolo finale che era in vacanza con una serie di suoi amici a Cuba, e poi da Cuba sono venuti a giocare in 6 o 7 qui il Championship alle Bahamas. Molti, 3 o 4 del suo gruppo sono andati ITM, lui chiaramente è quello che è andato meglio approdando al tavolo finale, quindi insomma soddisfazione per lui. $103.000, sesta posizione, e va bene così, si rimane in 5. Harder ancora più chip leader, e adesso le cose si fanno difficili per gli altri, perché Harder con 120 bui, come vedete, 7.200.000, diventa un cliente scomodissimo via via tutti gli altri. Adesso lo short è Cliff Josephy con 22 bui, poco sopra vela, in mezzo Gentili Opalikin, che invece stanno molto più comodi. Allora, qui come vedete il 5 left, come ci diceva Pierpaolo fino a questo momento. Volevo salutare anche i ragazzi della fanpage di PokerStars.it, coloro i quali ci stanno seguendo da Facebook, e ovviamente le cercheremo di dare una lettura anche a quello che scrivete voi sul canale PokerStars.it, PokerStars Italia su Facebook, come ad esempio Michele Resta che scrive: da Ace, Dante Messinese call, nei nostri tornei ci sarebbe stato un calo sicuro. Sarà 2 anni che non apro PokerStars, troppo incazzatura, dice Michele Resta. Vabbè, che ti devo dire, però vedi,
vieni sempre attratto come la mosca al miele e vieni sempre a vedere almeno il live di Poker Stars, per cui ragazzi mi raccomando non arrabbiatevi, il poker è facilissimo, ci siano degli scoppi, se guardate delle percentuali e partite 70-30 pensano di essere in nettissimo vantaggio, ricordate che quella mano una volta su tre la perdete, per cui quella mano due volte, solo due volte su tre la vincete, entrate su in quest'ottica e vedrete che se giocate anche con la possibilità di utilizzare dei software, alla lunga ragazzi le percentuali tornano sempre, è una questione matematica, non si sbaglia mai. Da OTG, Joseph Hai qua apre con 10, donna a cuori e gentili ha una buona mano da cutoff a Sugeca Pick. Questo potrebbe essere stato un bello scontro perché entrambe le mani sono ottime mani, c'è da dire che però in virtù dello stack di Josefi potrebbe anche concludersi subito perché ovviamente non c'è la profondità adatta per potersi andare a giocare flop turn e river, però vediamo un po'. Ah, Gentilin non tribetta dal cutoff, si limita soltanto a chiamare, passa lo small blind, vediamo Palikin sul big 6 e 7, può aggiungere però alla fine non ci pensa neanche un secondo e passa, quindi Gentili decide di giocare la mano in posizione, trova un ottimo flop perché adesso ha 4 quinti, draw a picche, Josefi non ha nulla, vediamo se va per la continuation bet l'americano, no, fa soltanto check. Un milione e due, 20 bui dietro per l'americano che non ha centrato assolutamente nulla su questo board. Qui Gentili invece forte delle sue due overcard più la draw a picche. Tasta al terreno, punta, 140. La password è Nassau. Ah, così, proprio. In sordina. 140, piatto che lievita sopra il mezzo milione. Josefi ci pensa un po', non ha nulla e come dicevamo, insomma, è più difficile per lui andare ad affrontare il board con uno stack di soli 20 bui. Chiaramente da giocatore molto esperto qual è, cerca di trovare uno spot più favorevole, non si lancia in strane avventure. E quindi fa fold. Allora ragazzi, la password di quest'oggi per il PokerStars Championship Free Roll schedulato per le ore 21:15. Oggi, attenzione, importante, free roll importantissimo da fold, importantissimo, attenzione, io non so, qua è tutto frizzato, però volevo sapere, ah no, ok, è per tutti, per cui è molto probabile che mi continuiate a sentire. La password per il free roll di questa sera è Nassau e peraltro oggi si distribuiscono ben 500 euro di free roll, ogni tavolo finale in PokerStars mette in palio 500 euro, per cui quest'oggi è un tavolo finale e non facciamo meno rispetto alle altre volte, per cui 500 euro di free roll questa sera, 21:15, la password Nassau. Questo è Christian Harder sul bottone che chiede l'entità dello stack di Vela, un Vela che è aperto dal cutoff, non ha mostrato bene le carte e quindi vediamo soltanto un 9 di cuori per lui. Harder a coppia di 7 dal bottone sull'apertura di Vela, vediamo cosa decide di fare. Anche Vela è uno dei giocatori più corti al tavolo perché dopo l'apertura ha poco più di 20 bui dietro. Quindi Harder si limita al call, è in posizione.
Passa Opalikin, vediamo la mano di Johnny Bucks sul big blind, è un asse 4 di picche, deve aggiungere 80.000 per andarsi a vedere il flop. Come detto, deve stare attento perché non ha tanti bui, però in questo caso ci sta il suo completare il big blind. E quindi arriviamo in tre su questo board, mezzo milione il piatto prima di vedere il flop, flop che dice 10 di fiori, 3 di cuori, 6 di cuori, quindi può essere un flop discreto per i 7-7 di Harder, di vela vediamo soltanto il 9 di cuori, certo che se anche l'altra fosse di cuori gli sarebbe andata abbastanza bene. Proviamo ad immaginare, intanto va a 2-10, potrebbe essere un asso 9 suited o magari anche 2-9 la mano di vela, K9, vediamo un po'. Chiedo cortesemente a tutti di non scrivere la password in chat, grazie, oggi scudisciamo a tutto spiano, ne ho già tirato fuori due dal cilindro, cacciati proprio. Harder chiama, passa invece il big blind, asso di cuori, non una bella carta per Harder, per vela come minimo gli dà ladro di cuori, perché vediamo che possiede proprio il 9 di cuori, 920 il piatto. Se vela qui a 2-9, chiaramente l'asso non lo aiuta granché, a questo punto ci sarebbero due overcard, quindi potrebbe un po' spaventarsi. Fa check dietro. No, scusate, fa check per primo, quindi adesso è Harder a parlare. Harder si trova sul bottone, quindi è in posizione in questo colpo. Vediamo se approfitta, nonostante noi vediamo che l'asso non è nelle sue mani, però fa check dietro invece Harder. Vediamo il river, è un 5 di fiori che non cambia nulla. E vela con grande decisione, prende le sue chips e punta. $300.000. L'apertura di vela è stata dal cutoff, quindi come abbiamo detto può avere 2-9, può avere asso 9, magari può avere anche 9-10 di cuori. Vediamo un po'. Non è facile questo gol di Harder, forse preferibile passare su questo board, un board che comunque presenta l'asso, tre cuori, però Harder non è convinto. Facendo un po' di scenari, un po' di conti nella sua mente, il buon Harder sta cercando di valutare quali sono le mani con cui che può avere vela che gli permetterebbero di andare a fare questo call e di vincere la mano. Prende ancora un po' di tempo Harder. Vela, lo abbiamo visto nei giorni precedenti, è sì giocatore un po' fantasioso che fa giocate un po' fuori dal normale, però difficilmente le fa
in bianco o totalmente sconclusionate, ha comunque sempre un minimo di senso, e quindi alla fine Harder arriva a quella che probabilmente è la scelta migliore con i 2-7 su quel board e fa fold. Oh, questo ha vinto un VPT, cioè non stiamo parlando proprio dell'ultimo arrivato. Eccolo qua. Excited, a little disappointed I don't have more chips. I didn't play great down the stretch yesterday, but I'm relaxed. I've done this before and it's not a big deal as far as that much is concerned. I'm looking forward to it. Yeah, I always have a game plan coming in. I mean, the players at the table, yeah, it's a tough group. There's obviously all solid players, and at this point in time, there's no walks, there's no gimmies. So it's a good group of guys, and the best part is it's a good group of guys as well. So that's what makes this game a lot of fun. I've got a ton of people here. Her sister flew down as well, and I've got a bunch of guys that I met playing here that are going to be on the rail today who are rooting as well, which is it's a lot of fun to see. This big guy, Harari, who I met from Canada, and his boys. I got a ton of people at home watching, everybody from Newburgh. I'm getting texts every 5 minutes. That's fun watching that and having them watch. My kids are home watching as well, and my mom for sure is in Florida. I tried to get her down here. It was tough to get my parents down, but yeah, that support part's fun. I enjoy that too, and I like playing for them as well. Thanks for all the support. Love every one of you guys. I'll do the best I can today, and it doesn't matter where we're at right now. We got a big party coming. Molto simpatico come sempre, ha iniziato l'intervista dicendo che ha qualche chips in meno rispetto a quelle che pensava di avere all'inizio del tavolo finale, ma è molto rilassato e molto contento per questo suo tavolo televisivo. Ha avuto parole di elogio per i suoi avversari sarà un tavolo finale molto duro, ma arrivati a questo punto bisogna mettere tutto quello che si ha. D'altronde siamo riusciti ad arrivare fino a qua ed è anche giusto giocarsi tutte le proprie carte. Poi ha parlato del suo modo di fare al tavolo. Sì, sono una persona molto socievole, molto, molto tranquilla, mi piace fare un po' di casino al tavolo. Peraltro a casa mi stanno seguendo sia i miei figli che mia mamma, e quindi e tantissimi fans, perché ho molti amici a casa che mi stanno appunto seguendo. E niente, poi ha detto l'ultima cosa che ha detto, ha dichiarato: comunque vada, io sono già molto molto contento così. Alla fine di questa giornata poi andremo tutti a fare festa e quindi ci sarà comunque da divertirsi. Ci sono stati due assi di vela che però non hanno sortito granché action. È stato il call del big blind Gentili, ma poi un veloce fold sul board, dove appunto il canadese non ha centrato nulla e Vela è andato in continuation bet. Si rimane in 5, ci avviamo alla conclusione del livello numero 27, che è il 30-60.000 ante 10, mancano 7 minuti. Il quinto giocatore a essere eliminato porta a casa $140.000. Harder apre dall'under the gun con K3 di quadri. Chiaramente, avendo uno stack molto grande, si può permettere di aprire con range molto grandi. Harder lo fa qui con K3, poi adesso siamo addirittura in 5. Vuoi dei sanissimi wafferlo hacker? Assolutamente no, queste cose raffinate industrialmente. Incredibile. Oggi è la giornata di noci e... cos'era questo? Noci e albicocche. All-in di Josephie sull'apertura di Harder, passano tutti. È il secondo all-in che fa l'americano. Ti dicevo, oggi noci americane e albicocche turche. Questo un po' mi disturba, però me ne sono accorto dopo. Purtroppo non per niente, ma perché sapete, i pesticidi, le cose in Turchia non hanno le stesse nostre restrizioni, che già quanto mi riguarda sono troppo blande. Bisogna eliminare tutti i pesticidi, e lo dico al top che si sta mangiando il wafer con la crema che non si sa cosa c'è dentro. La password è Nassau, cara Sonia, e a tutti coloro che ce l'hanno chiesta. Nassau, la capitale delle Bahamas, tutto minuscolo.
Apre Gentili, chiama Harder, 9, 10 e 2. Harder centra second pair, per Gentili invece una scala d'incastro con il jack. Continuation bet del canadese. Probabile Harder possa chiamare il flop per poi rivalutare river. 9, 10 e 2. Molto sta a vedere cosa. Scusate, rivalutare turn. Sta a vedere cosa accadrà qui. È un K che sicuramente può aiutare i Gentili. Dato il check di Harder, qui chiaramente Gentili può rappresentare molte mani con questo K al turn. Noi vediamo che con donna 8 ha una scala d'incastro. Più difficile il compito per Harder in questo momento, e infatti si arrende. Fuori posizione, questo K lo mette in una situazione sicuramente difficile, quindi decide di non investire ancora in questo piatto. Guardali come sguazzano le piscine dell'Atlantis Resort. Che invidia ragazzi, noi siamo qui al freddo e al gelo di Malta. Salvo dice, caro Pierpaolo Fabretti, adesso te lo dico io cosa si mangia stasera. Chiedi a Top Capi a sposare il tonno di Carlo Forte. Cos'è? Salvo, ma c'hai anche il tonno di Carlo Forte? Ma tu sei l'uomo dalle mille risorse. Non l'ho mai sentito questo tonno. Però qua mi cadi sulle cose... Dici. Sull'ABC. Il tonno di Carlo Forte è il tonno più buono d'Italia. Da dove viene? Da Carlo Forte. Grazie. Da dove? Sardegna. Sardegna? Sì, sì, sì. Ma è il tonno rosso? Il tonno rosso, no? Quello del Mediterraneo? Boh, non lo so se sia rosso, non ho idea. Io l'ho mangiato ed era un po' rosso, sì. No, sì, sì, è il tonno del Mediterraneo, è il tonno rosso che però, ragazzi, sarà buono, ma è stato, non so, credo sia stato ormai iscritto nelle specie protette. A rischio, sì, a rischio estinzione. Ma se fanno delle tonnare che non esatto, credo che siano rimaste veramente pochissime, forse una è quella di Carlo Forte, sì, Carlo Forte. Di Carlo Forte, perché avevo letto degli articoli, intanto attenzione, apertura dal cutoff di Gentili e tribet di Opalikin che si mette a questa tribet con 8 e 6, quindi una mano sicuramente marginale. Vediamo un po' come va. Poi continuo a dire. Chiama Gentili con As 10. E rimane buono dopo questo flop K7 qua K. Attenzione, qua non credo che Gentili andrà via semplicemente con un'ennesima puntata di Opalikin. Io Opalikin credo che la continuation bet la faccia praticamente sempre dopo aver tribettato fuori posizione, altrimenti sarebbe davvero troppo debole un check qui, anche se
vediamo un po'. Mattia, quello che ti ha rimproverato per i tre vini, si arrabbia anche se non conosci il tonno. Aspetta, adesso non lo leggo, non l'ho ancora letto. Mi odia. Ma mi perché odia. Tanto odio? C'è astio, aspetta che devo leggerlo, non l'ho ancora letto. Vediamo cosa intanto si inventa qui Opalkin dopo aver fatto questa tribet dal Big Blind con 8 e 6. C'è da dire che Gentili già da ieri apre con una grandissima frequenza, quindi Opalkin evidentemente ha deciso di mettere un po' le cose in chiaro, però 8 e 6 forse poteva aspettare qualcosa di meglio, bravo, però continuation bet, Gentili si arrende subito. Allora, dicevamo, allora il tonno rosso del Mediterraneo è specie a rischio estinzione a causa della pesca intensiva, soprattutto degli acquisti che fanno i giapponesi, perché il tonno rosso del Mediterraneo è il preferito dai giapponesi, che sono grandi consumatori. Noi infatti qui mangiamo il tonno, invece il famoso pinna gialla, no? Noi andiamo in pausa, poi magari riprendiamo il discorso quando rientriamo. Abbiamo circa, adesso ve lo dico, 19 minuti di pausa da adesso. A dopo, ciao! You've seen their TV shows. You've watched their webcasts. Now, Hartigan, Stapes and Broughton invite you to Poker in the Ears. Wow, hello my babies, and welcome to Poker in the Ears. Did I get that right? Force of habit nearly got you there. Well, I actually had EPT Not Live written down up until about 3 minutes ago. Strictly speaking, Poker in the Ears and Eyes. And Eyes, that's right. There it is, right up there. And you can see Broughton, his name was in the intro and everything. How do you feel, buddy? I feel like I've arrived, finally. That's basically the only change to this show, I think, that's happening. It's the same old crap. Just a couple of new. Just three of us. Yeah, just three of us now. Just Matt's name added to the marquee. I am Uncle Daddy Joe Stapleton. That is my work wife, James Hartigan. And that is my work abusive stepfather, Matt Broughton, who was doing some really good abusive stepfathering right up until. Just until we recorded today. Bye-bye, EPT. Hello, Poker Stars Championship. Hello. So what has actually changed? Got some logos changed. Some signage. New graphics on graphics, the live stream. Some of the names of shit, maybe. The carpet hasn't changed, sadly. Still the same old carpet. I love it. You know why? Hides the vomit. It's something I need in my house. It's kind of like my school when I was a kid, my elementary school. They changed it from PS23, Public School 23, to eventually became the Albany School of Humanities. Well, that sounds much nicer. Yeah, but it was, you know, the same crappy water fountains and shoddy craftsmanship of the building, and just they added like three Spanish classes. And that was it. So that's what we're doing here on the EPT, which is now the Poker Stars Championship. Welcome, everybody. Coming up on today's show, the same types of things we used to talk about on the old show. We got some funny stories from Prague and the way home, Christmas. There is a Facebook friend request I would like for you guys to either approve or disapprove. Okay. We've all finally seen Rogue One, sort of. More on that later on. Lots of things happening here in the Bahamas. Hashtag Stars Fun. We got to play around with the VR setup. They bought a little VR machine, and me and James and Matt got to play around with that. Which one is this? Because there's different. This is the HTC Vive. Right, and I think this is the same one that Liv and Igor have, if I'm not mistaken. Yeah. Oh, well, that would explain why Liv Berea has been crushing this game. Yeah, I saw her. She's on the top 10 list over there. Other Stars Fun, which we're not a part of. Right now, the Jason Mercier. I think they hold a basketball tournament specifically for Jason. Did you see his tweets, by the way, last night where he was like, he went to bed like 4 hours ago and he's got a basketball tournament and then he's got this tournament because he made day three with a lot of chips. He is still in the main event. I don't love his chances in any of those situations. And finally, we do have a spin and go winner slash super fan here on the show today to challenge me to trivia on the films of Monty Python. His name is Richard Fremantle. And I'm really hoping he can get me a job hosting American Idol next year. I'm not sure whether he's connected to that Fremantle. How many Fremantles could there be? Three. Right? Exactly. There's so you're already two to one against them. Exactly. Some distant relative of his should be able to help me out. I would take a lesser show.
something below American Idol is fine. Somewhere between the Poker Stars Championship and American Idol is fine with me. Let's close out Prague. Actually, before we do that, we usually do social media to kick things off. Yeah. I was hoping you guys could help me approve a friend request that came through on Facebook for me. Now, I get a lot of fake Facebook friend requests. I have a couple of, like, we'll call them fans, who accept friend requests from all, you know, those fake hot girls. No, I don't even know the fake hot girls yet. I'm not on Facebook. Right, you're not on Facebook. So what happens all the time is that you get these friend requests from, like, incredibly hot girls that have four friends. Okay. And they are from your hometown always, somehow. So what are they, like spam bots? Yeah, it's spam bots. And then you go, like, I don't like to deny anyone, especially hot girls. So occasionally I'll be like, let's just make sure this is fake. And then there'll be, like, a link for porn, like, at the top Facebook post. No, it's a win-win scenario for you, really. I guess so, but I can find porn on my own. I don't really need, like, a fake Facebook friend to direct me to porn. I'm pretty good on finding it myself. But there, because I have one friend who accepts everyone, it always comes up like, this person's a mutual friend. So I'm like, oh, maybe. Just maybe. Maybe it's real. But this came through. This is a guy named who's holding a pistol in his hand. And his he looks like he's wearing a balaclava. No shirt, yep. And he's holding an automatic pistol. And the only other photo he has is of him holding a small child while having a cigarette. Correct. But wow. This is what, all of this is scary enough, but then you look over here to what his post was on December 23rd. Poker Stars! That's it. So what do you think, guys? Should I accept this friend request, or? Yeah, I would definitely go for it. No! I think this is... Dude with a gun! The thing is, he's been a member since 2012, so he's legit. Yeah, he's been around. And he's obviously a fan. He might be someone you want on your side at some point in the very near future. That's what I was thinking, right? This guy will either be my ultimate demise, or will maybe prevent my ultimate demise. How far away from where you live does he live? I don't know. Hours, because that's what you want to know, is what kind of a head start now are you going to have? Well, the gun leads me to believe he might be American. Everything else, less so. Some people would call me a pessimist. I like to think of myself as a cynical realist. He will be your undoing. Okay, fair enough. Let's get rid of the imagery of that. The evil piece of machinery in his hand. Let's talk about something happier or sort of sad in a way. Let's close out Prague. We did our last show from the middle of Prague. Yeah. And we didn't really cover the end of the EPT. And I was wondering, James, is there anywhere that people can watch online the closing package? Now, if you guys weren't watching the end of Prague, there was this beautiful video montage that was put together by Gary. Yes, from our post-production department. It was awesome. And James and I both got a little emotional. I actually was so emotional that I didn't quite get emotional, but I couldn't look at anybody after it was over. Like, I couldn't look at James. Like, James and I hugged, and we went like this. And then I couldn't look at Matt, because I knew mostly because he was just going to make fun of me. And then what really did it for me is that we got a camera guy over here. He's kind of a tough guy. Frank over here, he's kind of a tough guy. And when I saw him and he was tearing up, I was like, it's gonna be okay. That was it. There were a lot of memories in there, and it focused on a lot of the faces that we've seen on the tour, friends of ours, colleagues of ours. It is available to watch at pokerstars.tv. Yeah, and that's also what did it for me too, is that there were a lot of people that weren't working on the tour anymore, and seeing them and the fact that they were that people had the good memory and the good sense enough to include them in that. And it wasn't just all about, like, who's around right now. And there were so many. I'm sure there may have been one or two people left out of it, but, like, everyone was included. Matt's voice is in it. I know. That surprised me. I thought, I'm never going to be in this. I'm just never going to be in this. And then there was my voice. Yeah. I was the last voice ever heard. It's true, but of course, being a cyborg, you were completely unmoved by it. No, I liked it. The thing is, I thought it was beautiful, because ordinarily those packages are made for the viewers. It's like all the fanboys, the big names. Whereas that was kind of like an internal piece. Yeah, that was. This one is for you guys. And I thought it was lovely. I just couldn't get teary-eyed, because I thought, well, you're the ones that chose to do this. Like, no one said you got to change the name and change the color and change the logo. And I was like, I can't believe we've chosen to do this. It's all our own fault. I'm thinking, well, man up then. Own it. But no, it was a beautiful piece of film. That much I do have to concede, even as a cyborg. I've definitely done that a few times in my life, like broken up with a girl and then cried during it. Yeah. And she's like, what are you doing? Like, you did this. You're choosing. I'm like, no, it's still sad. It's still hard to say goodbye.
Had a fun little party afterward. That was cool. Yeah. I had a date show up who was way too tall for me. It's hilarious. She was over 5'7". Well, she was like 6'1", I think, probably. And it probably looked ridiculous, I'm guessing. Yeah, I mean, she literally was crouching down to talk to you. Because it sounds worse than it is. Because you're obviously in a noisy bar, you need to be quite close to someone or to hear what they're saying. So rather than just standing talking normally, it's that kind of like, what's that, love? What's that? Well, the most. I was just saying, I love you. What's that? Exactly. I was just trying to kiss you. And I've tried one other time in my life to kiss a girl who is taller than me, and it's just not a good feeling. And so about 3 a.m., she was like, let's go to another bar. And I was like, now I saw James and Francine, and like all our coworkers were like partying in the lobby still, and I kind of wanted to hang out with them. And I was like, I'm not going all the way to another bar with this girl unless something's going to happen. And so I just went for it, and she turned her head, and I was like, you know what? I think maybe I'm not going to go to that other bar. Oh, interesting. That's, I guess, means time to move on. I had a very weird experience at the airport. It wasn't that weird, but I just, this is hilarious, to be honest, at the airport on the way home for Christmas at Heathrow. I'm in line for security, and there's this guy who's wearing boots, and he looks, in Europe, you don't have to take your shoes off at the airport, but in the US, you do pretty much no matter what, you gotta take your shoes off. And this guy goes, do I have to take my boots off? And the fellow working at the airport, which, by the way, in Heathrow, they're all really nice, right? They'll answer your questions, they're not shouting at you. They're like, yeah. Oh, he's like, let me take a look at your boots. How, do they have any metal on them? And the dude looked like he was wearing like normal boots. He rolls his pant leg up, the boots go up to here, and there are metal straps and buckles. They were robo boots. They were like, he was like a mech warrior. I was like, how in the world did you think you weren't going to have to take those off? Like, I could hear him unclasping them. And it was like, ka-chink, ka-chink, ka-chink. Why would you even ask that? I didn't know such things existed. I think maybe he actually had like a medical problem. I was going to say, it must be a medical product, right? I mean, put it this way. When he took them off, did he then fall over? I heard him talking about like an injury with his date. Like he was talking about like some skiing injury or something from years ago. But do you ever feel like when you're flying that you're flying with people that haven't flown for like 20 years? You're like, how do you not know this? I've got a story that's about people that haven't flown in 60 years. So I can't really comment on that particular element. Well, I got to my seat and I had the aisle seat of the middle three because I like to get up and walk around on a long flight. And a pretty girl comes along and she's checking out the aisles, and I'm thinking, because you know, you're sitting there going, am I going to get the NFL guy? Am I going to get like the screaming kid? And that's nice to say NFL guy. What you really mean is American. No, I just had this picture in my head. The spillover. The guy that's just enormous. And she comes in, and we make eye contact, and she starts putting her stuff in, and she gives me some, not in a flirty way, but I think we just smile at each other in a, oh, thank God for that. And she sits down and says hello, and literally, as soon as we've said hello to each other, the flight attendant comes and crouches next to her and has the conversation going, as you're traveling on your own, would you mind moving? Because there's a couple that want to. So she's immediately gone up. So I've got to go through the whole sweat again of who am I going to get. And then swingers, hello, couple. The oldest couple in the history of man come doddering along. And she, it's like the culmination of 80 years together has come to a head today. This woman is like, sit down. No, sit there. No, move along. No, don't sit on that. We'll move the blanket. We'll pick up the pillows. And it's like she has lost all love for this old guy who's totally doddery and sits next to me. And he starts fumbling with his seatbelt. So I'm like, here, let me help you with that, sir. I'm thinking, well, I'm going to be the nice guy here. But as time passes, it becomes clear this guy is much more confused than I had him down for. Because every time I get up during the next 9 hours, as soon as he sees my seatbelt, he picks it up and is trying to plug it into his own seatbelt. And I'm like, no, that's mine, sir. And it gets to the point where every time I move, I have to hide my seatbelt because this guy just keeps going for it. He's got it in his head. And then you're just waiting for the pilot to come and be like, everyone, we've got a couple of folks in the plane today. It's their first time ever on an aircraft. It did seem a bit like it was like, oh, my God, we're in the air something. But at one point, it culminates where he gets a drink, immediately forgets that he's got a drink, and goes to ask someone for a drink and knocks a whole cup of apple juice down these very jeans that I didn't bring a spare pair of. And I'm like, oh, God. And now I'm thinking, I can't get angry with this guy. Because if it was you, I'm like, oh, Joe, for God's sake, man. Whereas this guy's like, what? And I'm like, oh, no, it's absolutely not a problem at all, sir. It's all in my shoes. You can't even get mad, yeah. I go and get a whole bunch of tissues from the loos, and I'm trying to clean myself up. The wife has clearly said, you just knocked your drink over. But this guy has not quite put it together.
So he's now offering me his drink. Oh. And I don't want to go. Yeah, can you even it out? Can you get this side for me now, too, please? So I'm kind of going, no, I don't want to drink. It's that you've spilt your whole drink on my leg. This, wouldn't this be amazing? Well, you were on this flight, too, right? Yeah, this is our flight. I wish I could be in a situation where Matt's forced to be nice because he really doesn't try at all when he's here. But the great thing is, so he steps away from this couple to obviously use the bathroom to clean himself up. And that gives him the opportunity to basically talk to me. Not in earshot of this couple, so he can basically just offer. And I get back, and the guy still keeps offering me drinks. I'm like, no, you don't understand. And then later on, when the hot drinks arrive, I'm out of there. And I spend about an hour standing, watching him, waiting for him to drink this thing. And every time he catches my eye, he offers me that drink as well. And I'm like, this is awful. Meanwhile, he's also taking my seatbelt, because every time I start, and it just became a nightmare. I got through it with it's no only more. A 10-hour flight, it's right? It's only a 10-hour flight. But when we get here and they're saying, and of course we have an 84-year-old qualifier who's flown over special, I'm thinking, oh no. Oh no. Please. But it not turned him. Out it was not him, and I survived. But I have now got scratch and sniff apple-flavored jeans, so if anyone wants to try that, just come and the knee is particularly doused. I can't wait. James, so, yeah. Any good Christmas, New Year's? I had a very relaxing Christmas, to be honest. You mentioned Rogue One. Yeah. Did get to see Rogue One. You obviously saw it as well, Matt. Yes, I did. Thought that the first half was a little bit uneven. Didn't like the planet hopping at the start. By the way, if spoiler, we may say some spoilers. Just no, I'm spoilers. Not. No spoilers. No spoilers. I don't want any spoilers. You know why? No, you. Well, I went to the movies to see Rogue One. But. However, okay, really quickly, I had a really bad Christmas. Lots of family drama. I got dumped a couple days after Christmas. Like, I was trying to get back together with the only person I've actually cared about in the last few years. And she was like, guess what? You took too long. I'm seeing somebody else. Sayonara. Like, 2 days after Christmas. And so, I tell you what, Joe, that guy in the crane does not want you to tell this story. He's determined. He's determined to interrupt this broadcast. This is when 4'11" Gabby tells this guy who's has a job to do to knock it off. I really don't care. I'm used to telling my stories around people who don't give a shit. So anyway, I hit Tinder super hard, like on December 28th, and I end up finding this Tinder date to go see Rogue One with me. And we have a few beers before the movie, which of course always leads to having to go to the bathroom. So about halfway through the movie, she goes to the bathroom. When she comes back, I can tell she's like not really that into the movie. She's like super bored, right? Well, I don't know if she's bored. She's more into me than she is into the movie, which to me says she's not really enjoying the movie very much. Haven't you made the cardinal sin of taking a first date to a movie? It wasn't that you a first really, date. Really want to see. It wasn't a first date. Okay. I'd already seen her once before, and she was relatively normal. However, when she came back from the bathroom, I don't know if it was the beer, I don't know what happened in the bathroom, but she is all over me, like touching me and rubbing my leg. See, I'd be just like, sit yourself down, love. I'm watching Star Wars. I did that. But then that only seemed to make it worse and amplify her advances. In which case. Get out. I'm watching Star Wars. Well, I was left with the ultimate nerd Sophie's choice, basically, at one point. Well, eventually she starts kissing, like, my ear, my neck, and moaning really loudly to the point where, like, look, I don't really mind if we're in the theater alone. It would be fine. But, like, there's people on both sides of us, and I just don't want to ruin the experience for other people. Ruin the experience for me, fine. Just not for the strangers. No, it's not fun to ruin it for you either. This is blatantly unacceptable behavior. And that's why I had the ultimate nerd Sophie's choice, which is Star Wars or sex. Star Wars. Well, in this particular case, I did. The problem is I had already seen this before, but I hadn't seen this before. And so had it been like the first time ever for both of them. And also there are several screenings a day, whereas. Whereas this may be the last time I ever have an opportunity to see this. Special edition. This special edition over here. This galaxy far, far away. And so I did. You walked out of the movie. I did. I walked out of Rogue One. And look, if it, like I said, if it had been just me, I wouldn't have done that. But I didn't want. She wasn't going to stop. It was either that, and like, and if she had walked out, and I know you would have been fine with this, it would have ruined the experience for me because I would have been thinking about this the whole time. That was weird, or why didn't I go? Yeah, like, but she's some random you met on a dating app. Of course, I'm not like wouldn't be heartbroken for her. It just would taint the experience. Taint. Different kinds. It would have just messed up my experience of the movie there, so I left with her. So basically, you only saw the first half of the movie, which, as I was saying, is probably the weakest half, where it's kind of a bit confusing in places, it's a bit dull, and it really comes alive in the second half, which is quite frankly excellent, and the last
kind of the big finale. The bit you missed. Awesome. Well, here's the worst part. When I got her home, it was so awkward that my Death Star wasn't even fully operational. Couldn't even use the Force. Bentrovati, eccoci qua, 5 left per questo PokéStars Championship a Nassau, Bahamas, l'Atlantis che ospita la prima tappa di questo nuovo circuito. Ai microfoni con voi Andrea Borea e Pierpaolo Fabretti, vedrete che ci sarà da divertirsi adesso fino alla fine del torneo, nel momento in cui verranno distribuiti i $480,000 di primo premio. Si ricomincia da dove abbiamo lasciato, con un Christian Harder attivissimo che può contare su oltre 6 milioni di stack. Apre ancora per l'ennesima volta dal bottone, 175.000 per lui, donna 8. Opalikin questa volta si riposa. Vediamo se Josephy sul bottone va a impegnarsi. No, fa fold. E quindi Harder incrementa ancora di più il suo stack. Siamo rimasti in 5. C'è stata un'eliminazione, lo vedete. Rasmus Glesel ha preso $103,000, lasciando il torneo in sesta posizione. Adesso il prossimo eliminato ne prenderà 140.000. E vedete come Cliff Josephy sia il più short, con soli 16 bui. Eccoci qua, la mano che vi andiamo a commentare in questo momento sta iniziando dal numero 16 di giornata, per cui in 40 minuti abbiamo giocato circa 15 mani, e per cui fatevi un po' di calcoli: se in 40 minuti, cioè metà tempo, abbiamo giocato 15 mani, e in un livello circa si giocano 32-33 mani, non di più e non di meno, fate il calcolo così, per cui pensate quante mani si giocano in meno rispetto all'online. In un torneo live, in un'ora e mezzo di livello, si giocano 32-33 mani. Da cutoff apre Harder con asso 9. Vediamo se c'è qualcuno che deciderà. Questo è uno scontro che, come abbiamo detto, è molto gettonato, quello fra Harder e Gentili. Sono i due giocatori con gli stack più profondi. Harder trova un board eccezionale, perché addirittura fa trips su K99 con due fiori. Gentili ha... non ha nulla se non dei backdoor, non credo che vada a giocarli, e infatti fa fold molto velocemente. Come detto, i due giocano con uno stack molto profondo, i bui, lo ricordiamo, adesso sono 40-80 ante 10. So I'm here with our sixth place e sentiamo Glazer. $103,780, congratulations and bad luck in the same sentence. Thank you so much. Admit it, when you got the first hand pocket nines and flop trips, you thought, I'm going to win the whole thing. Well, he doesn't fold a lot, the Russian. True. So I would hope he called. I probably check any turn. He bets, I shove. But no. You can see it. You can see the path right to lifting the trophy. I almost checked, but I think that would be a huge mistake. So, yeah. And this, of course, is the first stop on, you've only just recently decided you're going to tour the world playing live events. That came out kind of wrong. Okay. Online, I recently decided to go live. And I hope I can tour the events. I see. Yeah, I hope I can travel for a year and do all the events. But... well, you've set the bar pretty high for your first start. Oh, yeah. Now it will be easier also with a bigger role. So the pressure's off? Yes, to a degree. Kind of. So can we expect to see you come play with us again in Panama, maybe? I think so. And is this whole ploy just an excuse to get out of Norway as much as possible? Not at all. So what is the plan from here out? Go back to normal life, probably upgrading my car. And, nice. Putting some plans for the next Panama, I guess. Yeah. Anything in mind car-wise? Anything you want to share with us? Oh, it's electric.
It's the i3, BMW, new BMW i3. Oh, really? But upgraded. I don't really know cars, but I'm sure it's really lovely inside. Me neither. Now, also, I wanted to ask, we've caught you a couple of times on camera kissing your lovely girlfriend, Anna. Oh, right. And I was just wondering, like, is there any chance I could get a little bit of action? Oh, sure, I was waiting for it. Oh, jeez. I didn't know you guys. Back to Joe and James. Allora, come avete visto, un po' di domande sul torneo di Gasland. Gli è stato chiesto come è andato il suo tavolo finale, ma dice all'inizio è stato abbastanza fortunato, ma allo stesso tempo mi sono sentito sfortunato nella mano che ha decretato la mia eliminazione, e se non fossimo andati all'in pre-fall probabilmente la mano sarebbe andata nello stesso modo, per cui non ho assolutamente remore. È chiaro che uscire sesto quando arrivi a un tavolo finale di questo tipo fa sempre un po' male, ma io sono davvero soddisfatto. Cosa farai quando tornerai a casa? Sono sicuro che tornerò alla mia vita normale, prenderò la mia macchina, farò un giro insieme alla mia ragazza, tornerò al mio lavoro di tutti i giorni, lui è una sorta di broker finanziario, e cercherò di onorare quella che è stata la mia vita finale. Se non mi metto grilli per la testa, il poker rimane uno splendido passatempo, continuerò a giocare online dove comunque ho i miei risultati importanti, per cui non sono assolutamente problemi a tornare nella mia vita di tutti i giorni. Ti abbiamo visto questi giorni baciare più volte la tua fidanzata Anna, gli è stato chiesto come ultima domanda, ci dici come hai fatto a fare questo gesto, e poi l'avete visto tutti, ha fatto finta di baciare l'intervistatore in quel modo un po' selvaggio, ecco. Tanto in sottofondo abbiamo visto Vela portarsi a casa un piattino, aveva sicuramente bisogno, lui che veleggia poco sopra i 20 bui. Molto meglio invece Opalikin, che però qui passa anche Josefi. Questa volta Gentili non apre dal bottone ed è una notizia. Però fa molto bene, perché Vela, che adesso è a 2 milioni e mezzo, trova dallo small blind la coppia di donne. Vediamo se Harder, che è sul big blind, avrà per andarsi a vedere almeno il flop. Donna, chiaramente... non apre. Decide solo di fare call. Harder a coppia di tre. Qua Vela è fortunato a trovare Harder con una coppia di tre su un... preflop non aperto, però Harder molto coscienziosamente con una coppia di 3 decide semplicemente di checkare, e Harder è un grandissimo campione. 2-5-9, attenzione perché questo flop è abbastanza pericoloso per l'americano più giovane, diciamo, per Christian. Qua c'è la bet di Vela a 200.000. Almeno ho visto mettere due bianche, una sola bianca, 100.000. Harder qua non può non chiamare almeno la prima, attratto sia dal flop basso, qui addirittura qua si chiudono i giochi. Vela però qua gli piace parlicchiare. Piace parlicchiare un po' troppo a Vela. Vediamo se Christian deciderà di mettere anche adesso, immagino di sì. 200.000 la puntata di Vela. Bravo Christian Harder. Mostra le due donne e non so quanto sia profittevole mostrare le due donne qua su questo piatto limpato. Non mi fa impazzire questa mossa di fargli vedere queste due donne. Sì, l'abbiamo detto tante volte, non bisogna girare le carte. Soprattutto quando ci sono giocatori così esperti, quelle sono tutte informazioni gratis che diamo e che poi nel corso del torneo ci si possono ritorcere contro. Comunque Vela sale ancora nel count, siamo in 5, lo vedete. Fold.
Fold. Josephy. Gentili, si è preso una mano di pausa, ma adesso, anche forte di un ottimo asso donna, riapre dal cutoff. Mm. 175 l'apertura del canadese, Harder una buona mano sullo small blind, K10 a picche. Prepara la 3-bet. Eccola qui. 500. 550. Palikin jack e 8 sul big blind. È un facile fold. Però qui Gentili con asso donna non credo proprio che possa mollare il colpo, anzi non penso nemmeno io. Vediamo se si limita al collo, prende in considerazione la 4-bet. Solo call, è in posizione Gentili, quindi evita di andare in 4-bet con asso donna, si va a giocare questo flop in cui però Harder c'entra la top pair. Sfortunato Gentili, e adesso è in una situazione scomoda, anche perché il board 10-2-3 potrebbe anche suggerirgli di continuare con il suo asso donna. Vediamo un attimo. Adesso tutto abbastanza standard, Harder va in continuation bet, 4,25 dopo aver tribettato preflop. E Gentili qui deve decidere il da farsi. Ha due overcard, ha la donna di cuori, 10-2-3 con due cuori, quindi ha backdoor sia di scala che di colore, adesso c'è un 8 di quadri. Sicuramente non lo aiuta. È invece un ottimo turn per Harder, che continua ad avere la top pair, non si chiudono draw. Fa check. Piatto è già 2 milioni. Anzi, guardate che non è così semplice forbettare con asso donna, eh? Cioè, assolutamente. Si può tranquillamente chiamare con asso donna. 3 di picche. Dopo il check dietro di Gentili, questo è un ottimo river per la top pair di Harder, però può creare anche problemi a Gentili? No, però dopo il check chiaramente Gentili con asso donna non aspettava altro per checkare dietro. Se avesse puntato Harder a river, Gentili poteva magari valutare il call con asso carta alta. Dopo il check ovviamente checka dietro. Yeah, it was a good start. I won 10s versus Ace King, which, you know, it's always nice to eliminate someone and win a decent sized pot. Besides that, I've lost a few small pots, so I haven't like made that many chips. But overall, I made a little bit, and there's 5 left, so it was a good first level. I would say Cliff and Michael Gentili. Mike has a lot of chips, and he's a good player. And obviously, Cliff is a great player with a ton of experience. He's short, but won double, and he's really dangerous. Not quite. I mean, I knew I was gonna play fairly aggressive, but nothing crazy, and probably I'm going as planned. Probably is how I want, you know, how percentage of hands I want to play or whatever. But just depends. I mean, sometimes you get good cards, sometimes you get bad cards. You can't force it.
be awesome just to win, you know, win a major title. I've never won one, win the first one, first championship event at PokerStars, so hope I can take it down. Ho sentito bene, stavolta abbiamo problemi in cuffia. Tanto Vela ha aperto con Donna 10 dal cutoff e attenzione perché il buono Palikin dallo small blind ha un'ottima mano, asso jack suited a fiori. Palikin, prima di prendere la sua decisione, guarda e valuta lo stack del queen quadrato Josephy, perché chiaramente può aver paura di un all-in, di uno stack che, come abbiamo visto, è il più corto al tavolo. Al cambio dei bui erano 16 big blind sui quali può contare l'americano. Vediamo cosa decide di fare. Oh, Palikin, credo proprio che vada in 3-bet. Josephy è passato, quindi non c'è più quel problema. 3-bet, 4-10. Andiamo Vela. Come detto, le 3-bet di Opalikin sono state abbastanza rare, quindi forse il fold può essere la mossa migliore per Vela. Però chiaramente adesso siamo solo 5 al tavolo e le dinamiche cambiano molto. Vela ha ancora 2,5 milioni, poi alla fine opta per un più conservativo fold. Eh sì, quindi Opalikin porta a casa con asso jack a fiori. La password è Nassau, adesso ve la scrivo. Anche in chat ve la scrivo, voglio essere buono. Proprio ma sto Josephy qua non fa la mossa, però ma ha 15 bui, deve tratto il mio cavallo, te lo capito, ricordo, ma non stai, tranquillo che adesso esce fuori con la sua classe, vedrai November 9 quest'anno. Ho capito, perso. Ma non muove foglia, ma sarà pure November 2, ma perché ha grande disciplina, grande condotta al tavolo. Adesso vedrai il tuo Palikin qui, certo, Palikin, asso jack, asso 10, facile la vita. Oh, io mi sono preso il più scarso del lotto. No, cerchiamo di dire le cose come stanno. Tu bravo andare da Josephy. No, ma io me lo sono preso short, però. 10 milioni di cose in carriera, di vincite in carriera. Io mi sono preso il più scarso del lotto e tra i primi. Io l'ho preso short. Ma però, che hai preso quindi short? Avevo l'handicap. Come nel ma golf. Che indica il più forte, hai preso il più forte. Ma con uno stack short, quindi chiaramente c'era la zavorra. Tanta attenzione perché qui entrambi hanno mani importanti, asso 10 e K donna suited, e il flop regala a entrambi qualcosa. Opalikin che continua a macinare dopo che è stato scelto dal buon top, prende ovviamente la top pair. Gentili, la second pair, doppio check al flop, si accoppia al board. Vediamo se qui Gentili, dopo il check di Opalikin che nasconde la sua top pair, viene fuori puntando. No, fa ancora check. Qui Opalikin dovrebbe puntare. $200,000 la puntata del russo. Gentili chiama,
8 di quadri a river che non cambia sostanzialmente lo scenario. Sparagliela bella però Palikin qua, tiriamoglieli fuori sto milione, altre 600, 700, tiriamoglieli fuori. 8,70 il piatto in questo momento. C'ha l'occhio di uno che cerca dietro Palikin. No, non può mai cercare dietro. È spaventato dal 9, sai. Ma il 9 punta di solito river qua, anche se fuori posizione. Asso K 998, andiamo su Palikin, fa la value bet al river. Flop accecato nascondendo il suo asso, poi è riuscito a indurre i centili al call sul turn. Adesso vediamo se ha la forza di puntare ancora o si accontenta di andare allo showdown con la sua top pair. Ovviamente vediamo che il kicker non gioca perché ci sono i 2-9 e il K. Arriva la puntata al river del russo. 4 e 10, una roba così. Sì. 4 e 30. Mi sa che gliela abbiamo sgraffignati sti 4 e 30, l'abbiamo proprio preso. No, guarda. L'abbiamo proprio pescato, Gentili, guarda qua, guarda. Secondo me si salva. Ma che si salva? Mette. Gentili mette. E come se mette. Vediamo. Glieli elastica. Attenzione, forse si inventa qualcosa addirittura. Torna la mano in bluff. In effetti quello sguardo allo stack... No, adesso ha fatto la smorfia, sì, di quello che si adesso arrende. Ha fatto la boccuccia sinistra verso il basso e ha detto no, non facciamo stupidaggini adesso. edge sul tavolo. Però non riesce a non pagare. È goloso, è un cavallo goloso. Oppure un delfino curioso, scegliete voi. È difficile foldare questo. Ha messo. Bella la puntata di Opalikin. Buona la size. Gentili è stato indotto in errore dall'ottimo check al flop di Opalikin, che ha nascosto la sua mano e poi si è fatto pagare due strade. Vabbè, stiamo parlando di categoria superiore qua. Io l'ho intravista la classe. Allora, adesso non ci allarghiamo. Opalikin, diciamo che fa il suo, ogni tanto fa degli scivoloni, ogni tanto un po' diciamo se la rischia, però dobbiamo dire che tutto sommato si sta comportando bene, in virtù del fatto che è la prima volta che arriva così in fondo a un torneo importante e che in generale che si approccia al circuito live, non ha risultati di rilievo in carriera, è un ex, non so se ancora gioca, ma diciamo viene dal mondo del biliardo, quindi ci sono dei punti di contatto, non è il primo giocatore di biliardo, ne abbiamo anche un paio di conosciuti in Italia, ricordo Baldassarri Zito, che entrambi venivano dal mondo del biliardo, quindi la disciplina, Top Capias viene dal mondo del biliardo. Madonna, io vorrei mille lire per ogni ora che ho giocato a biliardo dai 12 ai 25 anni. Sei un appassionato di mamma mia. Proprio all'italiana, il periodo storico del biliardo in cui c'era Gustavo Zito all'epoca che giocava, anche più avanti, ovviamente fino ai 30 anni ho giocato, seguito veramente. Piaceva tantissimo e la scuola sarda era una delle migliori a livello nazionale, più o meno come il poker. Non sapevo. dai, Candio. Territorialista. Candio, lo stesso Top Capias, insomma, ci sono vero. Dei giocatori forti, dai.
Crobu. Crobu, dai, c'è qualche Crobu per l'online, c'è qualche giocatore forte. Adesso, ragazzi, mi sta scappando sicuramente qualche nome sardo, però scuola sarda assolutamente di primo livello, come tantissime altre regioni. Adesso non mi voglio prendere... Adesso scateni. No, esatto, e poi... Ah, no, ma anche l'Abruzzo, ma anche il Molise. Vabbè, sì, ok. Josefi intanto si accorcia, vincerà perché vincerà, però adesso un po'... Sì, ragazzi, seguo anche lo snooker. Cos'è lo snooker? No, ma Pierpa, allora tu vini e tonno e biliardo. Allora, lo snooker è il biliardo con tantissime palle e devi alternare una palla rossa e una palla colorata. Mai sentito? Non ci credo. Mai sentito? No, vabbè, ragazzi. Mai sentito. Tanto vela completa dallo small con 4-6. Mai sentito. Lo snooker, quindi non conosci neanche i giocatori di snooker. Non so neanche cos'è lo snooker. O Sullivan, non ti dice niente. Mai sentito. Mamma mia. Ma in che mondo vive, ragazzi, questo Fabretti? Cacciante Fabretti. Ma queste cose così tutte straniere. Ma che straniere? C'è lo snooker, ma che cos'è? Il biliardo, cos'è lo snooker? È una forma di biliardo che sta prendendo... piede negli ultimi anni, è molto British come gioco, infatti anche a Malta venivano giocati i campionati del mondo. Una volta furono fatti a Malta, colonia inglese, quando era colonia inglese, e... No, veramente non hai mai sentito lo snooker. No, vabbè, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? No, io mi ricordo quando ero piccolo mi mandavano sempre quei campionati su canali strani. Sì. E quei campionati senza stecca, però. Ah, beh, boccette. Con i birilli in mezzo, boccette. Quelli guardavo sempre. Boccette, ma no col biliardo, con le mani. Con le mani, senza stecca. Boccette si chiama, la specialità è boccette. All in di Josefi. Asso 2 dall'under the gun. Palikin K10, neanche ci penso. E quindi il mio Josefi, che adesso tornerà sulla breccia, ne vince un altro. Sì, c'era un periodo che mandavano sempre questi campionati di biliardo senza stecca. Mi ricordo, ero piccolo. Ogni tanto... Te l'ho anche giocato a quella specialità, sì. Con gli anzianetti del circolo mio di Cagliari. Giocavo addirittura si tirava di nocca. Cioè così? Sì, o di nocca, allora di nocca è così, praticamente. Ah, con la schicchera. Sì, con la schicchera. C'erano vari sistemi, praticamente tu la palla la riesci a indirizzare meglio, ovviamente se non utilizzi tutte le quattro dita, no? Ah. È come a pallacanestro, quando tu tiri con due mani sei molto meno preciso piuttosto che tirare con una mano, no? Lo stesso il discorso alla boccetta, se tu la tiri con un dito è molto più precisa rispetto a se la tiri con tutta la mano. Sono totalmente all'oscuro di queste tecniche. Tanto Harder apre dal bottone. Vediamo Josefi che ha appena fatto all-in. Se prova un secondo shot. Certo, adesso ha 8 e 9. C'è da dire che Harder dal bottone apre praticamente sempre e con un po' di tutto. Quindi Josefi potrebbe provare... una seconda cartuccia, vediamo. No, fa solo call. Questa volta Harder invece ha una mano media, perché ha asso 7. C'è la top pair per Josefi, che fa check e lascia l'iniziativa all'original raiser. 5-8-3. Qui mi chiedono dove giocavo a Cagliari. A Cagliari giocavo all'Accademia del Biliardo e il filotto al mio paese, ad Assemini. Pierre, il calcio lo conosci. Sì, quello sì. Italiana o goriziana? Entrambe. Mi piaceva molto la goriziana. Goriziana, gioco meraviglioso.
Però sì, Goriziana lo preferivo, però solitamente si faceva un 2 su 3 e la terza la sceglieva chi vinceva la prima. Ma di che parlate? Italiana e Goriziana, neanche italiana e goriziana, niente, mai manco sentito. Così. Non ho mai sentito. Vabbè ragazzi, questo manco italiana e goriziana conosce sto Fabretti qua. Attenzione perché qui Harder ha preso il 7, Josefi ha puntato 160 forte della sua topere, dell'incastro che si chiude, perché adesso con il 6 a river Josefi va a fare scala. Harder rimane invece con il 7, che a questo punto ovviamente perde molto valore. Attenzione, Josefi prova a fare il trappolone, ma Harder non ci cade. C'era anche la possibilità di una draw di colore chiusa. Comunque non c'è azione a river e quindi va con la top pair. E no, comunque cos'era? Goriziana, italiana, che roba è? L'italiana è il biliardo che hai conosciuto tu, cioè quei 5 birilli. Okay. Ma, il biliardo è quello con la stecca. Esatto, no. Sì, è chiaro. No, quello con i 5 birilli si fa senza stecca. Io l'ho visto, no, ma si fa anche con la stecca. No, incredibile. Ragazzi, allora, ci sono i 5 birilli e puoi giocare con la stecca anche. E quelli allora con le mani? È un'altra specialità, ancora, vabbè. Sì. Non si chiama biliardo quello? No, quello si chiama boccette. Però sempre sul tavolo del biliardo. Sempre sul tavolo del biliardo, sì, okay. Sì. Invece il biliardo si gioca anche all'italiana, si chiama 5 birilli. E oppure alla goriziana aggiungi altri 4 birilli. Ma il biliardo normale, quello che si mette al triangolo, no? Ah, ma non è biliardo normale, quello si chiama, è un'altra specialità ancora, si chiama palla 9, ad esempio. Come siete complicati. Cioè, non è che uno deve essere laureato per giocare a biliardo. No. Io non ho mai giocato, a parte, sai, quelle partite così casalinghe, però... sono sempre stato scarsissimo. Che prendi il gessetto e fai finta di capirci, fai la punta. Opalikin dal bottone apre 185, Gentili difende Jack e 7, un Gentili che è sceso un po', 3 milioni e 3 per lui. Opalikin invece dall'altra parte è salito a 6 milioni, board che dà subito la toppera Opalikin. Ottimo board per il russo che, lo dobbiamo dire, non ne missa uno. Non ne missa uno, ma perché è bravo. 6-2-2. E poi sempre da sopra sta mettendo, mi pare, non vorrei sbagliare. Bene, ho capito, ma se tutti i board fa sempre la prende sempre, è più facile. Converrai con me. Non c'è opposizione. E quindi altro piattino per lui. Qui sono tutti espertissimi di queste cose. Vabbè, chi gioca a poker, insomma, generalmente avrà anche frequentato delle sale dove c'erano dei biliardi, per quello che ti dico, no? Guarda come prende coraggio Josefi, che adesso apre dal bottone con 8 e 6, vela Jack e 3, però nonostante questo decide di difendere il buio. No, check. Checka prima di vedere il flop, se ho capito bene, e infatti... K donna 7, board su cui ovviamente Josefi fa la sua continuation bet, vela che
che ha difeso con una mano un po' così, non si inventa nulla e quindi nulla da dichiarare in questa mano, se non che Josefai continua la sua lenta risalita. Che succede qua? Ah, questo è il tavolo finale invece del Super High Roller da 20, dell'High Roller da 25.000, dove Brin Kenny è stato eliminato. Credo che sia stato eliminato da Petrangelo a quel punto, sua sinistra. Gentili dal bottone questa volta. 10 raised to 175. One pass. 175.000. Jack e 5 di fiori. E si ripropone quello che ormai è un classico. Gentili contro Harder. Hanno giocato tantissime mani uno contro l'altro. Adesso però Gentili è un po' in difficoltà, perché era arrivato sui 6 milioni, adesso invece ne ha soltanto 3 davanti. Dall'altra parte Harder invece ha superato i 7. Asso K10, non c'è stata azione sul board, 2 di cuori, cambia poco se non che adesso c'è anche una draw a cuori. Check ancora di Harder, qui Gentili potrebbe provare a fare la sua puntata. E invece check ancora, un po' timoroso qui Gentili, prende il 5 a river. Gentili è un po' più timoroso dopo aver perso qualche colpo di troppo. Di solito non si sarebbe fatto scappare almeno il tentativo di vincere prima questo piatto. Adesso ha ovviamente showdown value col 5, quindi checka dietro. Harder ha fatto 3 volte check, quindi è verosimile che il 5 possa bastare e Gentili va a vincere il piatto. Che dicono? Che canappia che ha la dire. Cos'è, non so cosa canappia? Sia la canappia. Potrei magari anche dire una cosa un po' sconcia, però voglio tentare il rischio. Voglio rischiare. Molto molto caro pericoloso. Mattia, cos'è sta canappia qua? Che ti vai canale a infilare in un cinepraio, in un cul-de-sac mi sta andando. Secondo me molto pericoloso. Non voglio sapere. Vediamo se Gentili ci prova ancora, e infatti lo fa. Ve la chiama dal bottone con K7, ci è abituato a queste giocate un po' particolari. Call dal bottone con K7 off, non il massimo, lo possiamo dire. Harder passa dallo small. Sì, non bellissima questa giocata in effetti, un po' strana. E Opalikin passa dal big, quindi si rimane ancora zap con un colpo aperto chiaramente dal cutoff e chiamato dal bottone. C'è il K per entrambi su asso K8, quindi la possibilità, se si dovesse arrivare allo showdown, di uno split è molto alta, ma vediamo adesso come si andrà a svolgere il colpo. Doppio check
Check ancora. E qui ovviamente esce puntando vela, forte anche nel suo essere in posizione di questo call fatto dal bottone, che può sicuramente avere degli assi nel range. In the range, to the range. Però Gentili non è convinto e chiama. Prende il 5, che però chiaramente non gioca, essendoci la coppia di 8. Check di Gentili, check di Vela, che non prova la puntata al river, si accontenta di andare allo showdown con il K, e quindi andiamo alla split pot. La canappia è il naso. Bah, meno male, allora. Vabbè, ci siamo salvati. Poteva andare peggio. I was ahead the whole time with that seven. Yes, you are. Stavo leggendo, non si può leggere, ma quello che ha scritto Luca. Che ha scritto? Ah. No, non l'avevo visto. Carina questa cosa. Dovete vedere la scena, io so il mio computer sulle gambe, anche in modo abbastanza ineducato nei confronti del mio collega, però deve capire il mio collega, tocca sotto. Ecco. Non è normale questa cosa. Ce l'ho ormai da 2 anni che funziona così, per cui è caldissimo e mi fa un molto caldo. Ma questo poverino c'ha 7 anni, deve cominciare a dare qualche problema. Opalikin dallo small blind, vediamo solo un 7 di quadri della sua mano. Rilancia 190.000 su big blind di Josephy. Donna 10 di cuori, una buona mano per lui, che è risalito a 1.800.000. One of your hands from yesterday, maybe. But it wasn't in the pocket. Siamo quasi a metà del secondo livello di giornata. 30 mani giocate fino a questo momento. I'm sure you, yeah, you already know that. I'm talking to you, you already know this stuff. You know it before I do. Chiama Josephy, ha un'ottima mano, giocherà in posizione questo board. Sì, è una mano che trova spesso aiuto dal board, anche adesso come vedete riesce a trovare qualcosa piuttosto importante anche. Eh sì, board ottimo per lui, ha 2 overcard e 4 quinti di colore. Di Opalikin vediamo solo il 7. Potrebbe avere o 2-7 o asso 7 o 7-8, qualcosa del genere. Adesso vediamo se va a fare la continuation bet. Eccola qui. 155, qui non c'è nessuna chance chiaramente che Josephy molli il colpo, anzi a 20 bui dietro l'americano si limita al call, addirittura adesso anche il 10, quindi veramente un colpo in cui Josephy non può uscire. L'unico problema, da quello che vediamo, è se Opalikin avesse per caso un 7-8 o magari un'altra carta a quadri. A questo punto avrebbe anche la draw di quadri che si è aperta al turn e quindi potrebbe continuare nell'azione. Però qui fa solo check dallo small blind, lascia l'iniziativa proprio all'americano, che come vediamo ha una mano ottima in questo momento.
Eccola qui la puntata. 7.40 è il piatto. Ovviamente farà una cosa non troppo grande per provare a stimolare Opali, che è infatti 220, un terzo del piatto, leggermente meno. In qualche modo prova a stimolare o un check raise di Opalkin o comunque a tenere dentro il russo, però non riesce nell'intento, il russo passa. Evidentemente non era a quadri il pezzo, l'altro pezzo di... E non era neanche un 8. Guardalo come risale, guardalo a 2 milioni e 2. Comincia ad aver paura. Vabbè, se ogni volta che apre prende top pair e flash draw, allora è facile così. Ma cosa? Così ma guarda, sono bravi tutti. Ma guarda che tranquillità, che condotta. Che telefono. Sei un giocatore d'altri tempi. Stavo leggendo, nel 2005 è stato il giocatore migliore negli MTT online, poi non si è più fermato e addirittura... quest'estate è stato November 9, è andato vicino a vincere il main event, è arrivato terzo, un totale di 10 milioni di dollari vinti in carriera. Altro che il tuo russo. Per aggiustare il problema del caldo del PC ti conviene accedere al BIOS, io ho un Mac però, Non so se sia... la velocità dell'evento è al massimo. Credo di averle al massimo. Tanto Harder apre il cutoff. Coppia di 6. Ma quando ci dice Wanderer-ly, quando una carta o entrambe sono coperte, è perché la regia a oscurarle o perché non si sono viste alla telecamera quando le girano? Perché non, se una delle due carte non si vedono, se entrambe non si vedono, è perché non le hanno posizionate bene nel quadratino che riconosce il chip che c'è all'interno delle carte. Per cui la regia c'entra, ma fino a un certo punto. Attenzione, perché Harder floppa 7, però dall'altra parte, meno che i gentili non voglia inventarsi qualcosa di strano, non dovrebbe esserci opposizione. Continuation bet, quindi questa è assolutamente standard da parte di Harder. Gentili non ci pensa neanche, quindi nulla di fatto. Ma piuttosto tranquillo, Gentili, non... non si prende dei rischi inutili. ...42 minuti al completamento del livello numero 28... ...il 40-80 ante 10.000. Eh sì, al termine di questo ci sarà il 50-100. Ancora Harder ha una mano per aprire... ...stavolta lo fa prima a parlare... ...190... Via Opalkin, via Josefi, via Gentili e via anche Vela. E Harder porta un contested questo piatto. Da dove fate la telecronaca? La facciamo da Malta. La password Just Mimmo è Nassau, tutto minuscolo. Ok.
opali che Nasso 4 decide di non aprire prima a parlare. Josefi passa 7-3. Bottone per Gentili, questa volta lo molla e quindi andiamo sui bui. Vela contro Harder. Apre Vela, nonostante la mano sicuramente non delle migliori, 4-3 off. Harder fa quasi peggio, 8-2. Sta preparando la 3-bet Hard. $5.30. Credo che qui Vela possa controbattere con 4-3, a meno che non voglia andare all-in e rischiare il torneo, ma mi sembrerebbe davvero eccessivo, e infatti fa un fold veloce. Qui Harder ha capito che Vela non aveva questa gran mano e quindi lo ha aggredito. You weren't kidding me. You tell me Jack High wasn't good? Is that what you're saying? They really only showed one of your cards, but I just have an inkling you're bluffing. Momento in cui non succede granché, i giocatori hanno stack ancora molto profondi. Bisogna aspettare ancora. Se non ci sono scontri, almeno 2-3 livelli ancora. Due livelli sicuri perché si contraggano in maniera decisiva i bui rispetto allo stack. O meglio, che si contragga allo stack rispetto ai bui. Asso 2 qua Harder da small blind. Eccolo qua, Opalikin che ha chiamato da big blind. Addirittura il trips di 2 di Harder e Opalikin. Attenzione, ha ceccato Harder e Opalikin si è preso la carta gratis che gli regala un draw a fiori. Lui non lo può sapere che è sotto un treno, ma Harder cecca una seconda volta. E a questo punto Opalikin, forte proprio di questa draw di fiori, fa 100.000. Chissà se ci sarà il check raise. Sì, check raise. Christian Harder gliene spara 4.310. Neanche altissima, frutto del doppio check al flop. E del fatto che questo sia un piatto limpato. Opalikin assi la draw di fiori, però questa mossa di Harder che cerca due volte per poi raisare, molto pericolosa per lui. Il board è anche accoppiato, probabilmente il fold qui è la mossa migliore per il russo, però vediamo un po' cosa decide di fare, magari si lascia ingolosire da questa draw. Fate un saluto alla città di Monte Sant'Angelo, scrive Daniele Santoro su Facebook, che è senza acqua da 3 giorni. Tanti saluti a voi ovviamente, speriamo di darvi un po' di farvi un po' di compagnia. Non siamo certamente l'acqua, ma sicuramente avete molto più bisogno di acqua che di una telecronaca di poker, però. Ma dov'è questo posto? Monte Sant'Angelo, che non so dove sia.
slap one set and... Questa è la variazione in termini di chips, vedete, dall'inizio del giorno, e vedete come Christian Harder ha incrementato decisamente il suo stack, passando dai 6 agli 8 milioni, poco, molto bene anche Opalikin che ha guadagnato un milione, e poi gli altri invece c'è sicuramente sia Vela che Vela che è qui inquadrato, che Gentili invece hanno perso. Gentili addirittura quasi 3 milioni di stack ha perso. No, Vela in realtà ha guadagnato qualcosina, è praticamente pari. Josephy invece è salito di quasi un milione. Quindi in realtà in questo momento ha perso tutto Gentili. Eh sì. Vela apre con Jack e 7 di cuori dal cutoff e c'è il russo con coppia di 3. Che chiama? Vediamo se qui Josephy, eccolo qua, ha una mano con cui può sfruttare questo raise call. Asso Jack. Vediamo se si limita a chiamare o raise. C'è da dire che Vela, che ha aperto al cutoff, ha dietro 1.8 milioni. Come on. All in. Questo è un all in che dovrebbe avere tranquillamente successo, perché Vela chiaramente non può chiamare con Jack e 7, al di là della scena che adesso un po' farà, per far finta di aver aperto con una mano buona. E Opalikin non credo che si voglia giocare 2 milioni preflop con coppia di 3, tra l'altro contro Josephy che è sempre stato solidissimo, quindi direi che ci sarà un doppio fold. Questo per farti capire che Josephy non si sa giocare il post flop. Vabbè. Tanto Foggia, ci dicono. Ma in Puglia leggevo che questo, non so se c'entra, però questa ondata di gelo che per quelle parti è assolutamente particolare, ha creato tanti disagi in questi giorni. Eh sì. Opalikin deve aggiungere quasi 2 milioni per vedere l'all-in di Josephy. Ha solo coppia di 3. 2 milioni comunque sono una bella fetta del suo stack. 5 milioni e mezzo circa dietro. E alla fine tutto da copione. Josephy sale di altri 400.000. I was ahead. I had John Ace stepping in that much. I had John Ace King. I would have beat Ace King with my hand. Oh, ben arrivato anche ad Actarus. Ah, il mio ex amico Actarus, sì sì, me lo ricordo. Ciao Actarus. Avevi un amico. Poi, come detto, ha fatto i soldi, non si sente più. D'altronde. Tutti così fanno. Lo so. Passa Vela. Passa Harder. Josephy dallo small, buono questo asso 7.
per aggredire il big. Anche Gentili ha una mano, che Gentili ha una mano. Ah, però ha fatto solo col Josephy, sì. E Gentili ha cercato dietro. Quindi andiamo al flop asso subito. Adesso invertiamo. Facile, facile. Adesso invertiamo il senso di questa partita, stai molto attento. Doppio check al flop, poi su questo 8 che dà il gut shot a Gentili, Josephy rompe gli indugi e punta 140. C'è il call con il gutshot da parte di Gentili, che probabilmente si fa buono anche con una donna o con un jack, però addirittura Josephy fa trips. Gentili non ha preso nessuna delle carte che poteva migliorare la sua mano, anche se noi ovviamente sappiamo che sia la donna che il jack sarebbero state più un problema che altro, perché l'asso dall'altra parte c'è. Eh sì. E adesso piccola bet di Josephy, 80.000. Prova a simulare magari un 9 o un 8 per farsi aggredire. Bella puntata questa, mi piace. Però Gentili non ci casca. Ed eccolo qua, l'Atlantis Resort. Eh sì, buon Actarus, c'è proprio Johnny Bucks. Actarus anche lui se lo ricorderà, perché c'era a quei tempi il grande Johnny Bucks. Amnesia. How much are you playing, Mike? 1/8. It's not covered by poker news. She doesn't know. That's pretty accurate. I just counted it. All in. Sì, lo metteresti. Metteresti vela. I fold. Call? Ah, visto subito la prima, evidentemente era troppo piccola. Qualunque carta potesse essere l'altra, aveva deciso già di foldare. In effetti tutti i due. Hector ci dice: nei suoi video di Johnny Bucks, tanto tempo fa, quando bustava qualcuno veniva fuori un timbro Bucksed. Questo non me lo ricordavo. Io mi ricordo un paio di volte ho fatto dei tavoli finali sul .com in cui c'era Johnny Bucks e ti ricordi, si poteva chattare all'epoca. Come no? E ogni volta che c'era lui al tavolo finale proprio veniva chiunque a fare il tifo, a parlargli. Era veramente una cosa eccezionale. Come no? Okay.
qui c'è una piccola chat tra i contendenti che stanno parlando del proprio stack. Gentili ha aperto il bottone. Ve la chiama. Asso 2, call di vela con donna 3 a picche. Tanto fa questi call molto fantasiosi, vela. E Harder asso K di cuori, qui può sicuramente fare uno squeeze play. Wow, quanto stack ha perso Gentili, 3 milioni per lui. Eh sì, l'abbiamo visto prima. Ha preso un piatto praticamente. Sì, è quello che ha, diciamo, ridistribuito le chips in giro. È l'unico che perde. E Harder chiaramente va in 3-bet, 5,65, e Vela si inventa di chiamare con donna 3 off. Vediamo. Donna 3 suited, scusate. Do they show the cards if we don't see a flop? Anybody know? Un milione e mezzo dietro. 20 bui praticamente. Qui sono 40-80, lo ricordiamo. Quindi un call del genere di vela sarebbe quanto di più sbagliato in questo momento. Vediamo un po'. What do you want me to do, Christian? Give me some guidance. What would you like me to do? Tell me. I follow direction very well. Ma che fai? Ma che fai? Vela ci va sempre a mettere in queste situazioni. Del tutto evitabile. Alright. That's the last time. You big damn bully. I thought we were even. I thought the last time was the last time. Alla fine scende a più miti consigli il buon Vela. E Harder continua imperterrito nel suo accumulare chips, è quello che guadagna di più da inizio giornata. Vela adesso va leggermente sotto, meno 2,10, era prima più 2,10, quindi insomma praticamente pari. Gli altri guadagnano tutti, tranne Gentili, che appunto abbiamo detto poc'anzi, ha praticamente dimezzato il suo stack, se non di più, da inizio giornata. Altra buona mano per Harder, K10 di picche dallo small blind, vedete che ha superato quota 8 milioni l'americano. Diciamo pure che è quello che ha tra carte e ovviamente gioco in questo inizio di torneo, quello il quale ha avuto la situazione migliore fino adesso. Vela guarda in cagnesco il dealer.
non è soddisfatto delle carte, cosa che non può dire invece Harder, perché ancora una volta un'ottima mano, questa volta è sul bottone, quindi questo gli dà quel plus in più, perché Harder con la sua frequenza di aperture, soprattutto quando è in posizioni come il bottone, una volta che ha una buona mano, chiaramente spesso non viene creduto, e quindi jack-jack sul bottone può dare adito a situazioni interessanti, soprattutto con Opalikin, che è uno stack molto profondo. Vediamo. Eh già. Chiama solamente con asso 5, Josefi non ha nulla e quindi passa, non chiama neanche. Vediamo. Asso 5 per Opalikin, Harder aperto con jack-jack, addirittura top set su jack 3-5 con due quadri. Opalikin prende comunque una second pair. Check al russo. E qui Harder decide di checkare nella speranza che Opalikin magari possa prendere il suo asso. Non è questo il caso, c'è il K. Asso sarebbe stato ottimo per Harder. K molto meno, chiaramente. Check di Opalikin. Qui Harder probabilmente romperà gli indugi facendo una puntata. Difficile che Opalikin chiami su questo board. Sì, ci sono due overcard rispetto al suo 5. Eccola qui la puntata di Harder. 3,50. Una size un po' più grande del solito, proprio per magari dare la sensazione di un furto al buon Opalikin, quindi magari stimolarlo a mettere anche, come in questo caso, con una mano marginale come la coppia di 5. Disperato il russo. E che sarà? Se alla fine folda. Sì. Forse non voleva farsi prendere in giro. Sale ancora il buon Harder. Flashback. Sì. Dortmund 2008. Guardate Harder, giovanissimo. Dortmund 2008. Guarda quanto erano giovani tutti. Guarda. Michael McDonald. McDonald qua. Qui non c'era Dario a Dortmund 2008, no. Dortmund 2008 potrebbe esserci Swissy, lo sai. Insta call from Mike McDonald. Dortmund check, deuce, king. Now he's got two outs. Two hearts in there. Guardatemi, giovanissimi, questi due campioni, Donald, poi ha vinto 13 milioni in carriera. Is a blank, the aces hold up. Christian Harder is the first player out at our final table here in Dortmund, and he wins himself 85,500 euros. È pazzia! Allora è il tavolo di Swiss, avevo ragione io. Se c'è Daniele c'è anche quel lì ero presente. Dortmund 2008. Allora, Dortmund 2008, vediamo un po'. C'era però un tavolo finale che Dario Minieri fece in Germania in quel periodo. Credo in Polonia. A Varsavia. No, in Polonia sicuramente lì eravamo insieme, era Varsavia, ma anche in Germania. Se non era Dortmund, era Coppa tedesca. Baden. Forse Baden. Ma era austriaca. Austria. In Germania si è giocato solo a Baden. Allora non mi ricordo male. A Berlino, ovviamente. Allora forse era Baden, sì. Ho confuso. Sì, esatto, c'era il tavolo, era il tavolo finale di Claudio Rinaldi.
dove Claudio arrivò quinto per 193.000 euro e vinse McDonald. Qui Christian Harder arrivò ottavo per 85.500. Anche il compianto Johannes Strassman fece un'apparizione a quel tavolo. You guys want to leave it up to me? Thanks. McDonald vinse le Zap con Andres Gulunay, un altro tedesco. Getting better, Randy. You are getting better. We're close. We're close to playing. Run you over, Mike. That's what I'm saying. The train is coming down the track. Coming right at you. Dude, I am not worried about a train. Just give me two that are connected and big. I'm sticking them in. And then it's going to be headed right at you. No stick angles. What did you say? Un quarto d'ora alla conclusione del livello numero 28. Niente di fatto in questo livello, non c'è stato neanche un player out. Abbiamo soltanto assistito a un dominio di Harder alla risalita di Josephy e alla grande difficoltà di Gentili, che è crollato a 3 milioni di stack. First one I looked at was a deuce. Harder continua a martellare il tavolo con grande intensità. Poche mani fa aveva superato gli 8, adesso supera 9 milioni. Lo vedete, dall'inizio della giornata è salito di oltre 3 milioni. Sorridente e rilassato. Mike, I gotta say, you are really a pleasure to play with. Really. I enjoy everybody's company here. Keep it loose. You do. Keep You're awesome. Loose. Thank you. You really much. Are. Just having fun. I didn't know anything about you. I just knew when you won the Foxwoods. That's it. Just having fun. Come on! Se voglio puntare pot, posso annunciarlo o devo contare le chips che ci sono nel piatto? Beh, a Hold'em no, non è pot limite. Attenzione, Vela ha passato 6-6 dal bottone. Cioè, prima ha chiamato con donna 3 fuori posizione e poi passa coppia dal bottone. Vabbè. Harder chiama. Trying to shake you up. That wasn't even a train, that was just a caboose coming at you. I didn't mean to do that. Harder chiama dallo Smold. Opalikin non rilancia, vediamo solo un 3. Dieci di cuori turn. C'è una draw di scala per Harder che però è bassa e in più non ha il pezzo a cuori. Asso di fiori, vediamo che Opalikin ha preso un 3. Qui Harder ci prova. Non vediamo l'altra carta del russo. Ci è abituato a fare call anche con bottom pair. Poi questo è un piatto abbastanza piccolo, quindi potrebbe magari lanciarsi, e infatti. Qua 3-7 mostra Harder, Jack 3. Buono il 3 per Opalikin. Sale a 5 milioni e mezzo. What's 6-7? No, 7-4. Yeah, you don't call, he doesn't call. Oh well, missed that one. Eccolo qua, il count. 17 big blind sono adesso per Vela, 32 e 35 rispettivamente per Josephy e Gentili, 68 per Opalikin, che sta facendo la parte del leone. Christian Harder con 112 big blind, 9 milioni circa per lui. Ed è proprio qua Vela che pusha. All in.
Una buona mano. Che con 17 big blind secondo me si può anche cercare di massimizzare invece che pushare. Sicuramente andranno via praticamente tutti coloro i quali non hanno top range e qui non guadagni tanto valore rispetto a una mano che invece ne dovrebbe assumere. Tutto vero, tutto vero. Vela lo possiamo dire, insomma, senza voler essere in nessun modo offensivi nei suoi confronti, però non ne sta azzeccando una in questo frangente di torneo. Abbiamo visto chiamare fuori posizione con donna 3, poi passare dal bottone 6-6, adesso pushare preflop via 7-18 bui con Sodon. No, è una mano che peraltro rischi di farti chiamare da una mano che ti domina, cioè esatto. So K lì chiama sempre, i K chiamano sempre. Bah. Dieci donna qua per Christian Harder da cutoff. Apre. Opa, Alikin dal bottone asso jack. Qui può tranquillamente tribettare, anche considerando la frequenza di apertura di Harder. Russo si prende un po' di tempo come al solito. Ragazzi, è Texas Hold'em, non è pot, non è pot limit. Se voi dichiarate pot, il leader non è costretto a dirvi quanto dovete ammettere. Se fosse pot limit, il leader sarebbe obbligato a dirvelo, ma qui è no limit hold'em, e se dite pot, non è che il leader deve andare ogni volta lì a controllare, a fare il calcolo del pot per 3 più quello che è stato chiamato in precedenza. E no limit hold'em, basta dichiarare una cifra e voi emettete quella. Tanto è arrivata la 3-bet di Opalikin, che costringe al fold Harder. You know, I think I need some of those white chips. Manca pochissimo alla fine di questo livello. 7 minuti. Prossimo sarà 50-100. Yes. Mancano 7 minuti. Il prossimo 50-100. E saranno ben 440 i bui ancora in gioco. No, sto dicendo una fesseria. Se no non finivamo più. 220, saranno meno di 300 i blinds ancora in gioco. I've told him he's a gentleman. 220 per l'esattezza. Da suddividere in 5. All in intanto di gentili, asso 6, vediamo se ve l'ha da chiamare. Oh, it's almost this time. Non credo proprio. No, sembrerebbe di no. What was it? King 10. Behind. Huh? You're behind. Yeah. I'm good from behind. Tanto hashtag PokerStarsTV su Twitter. Per commentare il nostro tavolo finale. I'm not even gonna further that conversation. I'm leaving that one right alone. See, it's just too easy. All I can do is get myself in trouble if I go to keep going down that road. Nothing but trouble after that next statement. Yep, next time that spot, Michael, I am calling with King 10, just so you know.
I'll race. King queen or king ten? King ten. Annuncia il raise Vela. No, I'm messing with this guy. Ha detto io raiso. So cosa si riferisse. Raiserà sicuramente invece Josefi dal cutoff perché si presenta con coppia di 7. Attenzione perché qui c'è un'altra coppia dal bottone, Gentili, coppia di 4. Gentili che questa volta decide di non neanche di chiamare. Sa che Josefi sta aprendo molto poco, quindi coppia di 4. Meno che non ovviamente non si vada a settare, può essere molto difficoltosa da gestire contro il player americano, quindi non vuole sprecare ulteriori chips. Harder invece con donna 10 suited chiama dal big blind, andiamo su un board ottimo per i due set di Josefi, 5-6-6. Continuation bet che arriva puntuale. E c'è il fold. Ancora 4 minuti di 40-80. K donna, un'altra buona mano per lui, che apre per la seconda volta consecutiva. There's the woodshed around here. Sì, da UTG K donna off per Joseph Fai. Qua da big blind 6-7 fiori potrebbe essere al limite un call per Opalikin. Abbiamo visto sì, ieri spesso con Suited Connector addirittura l'impare, quindi gli piacciono sì. Al ragazzo. Sì. Qui non è fortunatissimo, lascerà probabilmente subito il colpo a meno che non si voglia inventare qualche suicidio. Continuation bet e colpo chiuso. E intanto Johnny Bucks piano piano si avvicina a 3 milioni. Grande Johnny Bucks. Comincia ad avere paura, di la verità. Eh sì. Sono elettrizzato. Due minuti e 25 al termine di questo livello. Si passerà direttamente al 50-100 dopo 20 minuti di pausa. Ragazzi, leggere una mano come è scritta tu pop diventa un macello, cioè tutte le robe, io cioè, capisco che tu voglia un commento, però diventa dura. No, anche perché capiamo che tu hai interesse nella tua mano, ma insomma tutti gli altri. Non so, potrebbe anche essere interessante, però diventa lunga e poco, cioè per gli altri magari diventa cacofonico sentire stop a pochi della mano. Harder intanto prende i bui. È giusto Pop, per carità, magari se troviamo 5 minuti di tempo per sviscerarla tutta volentieri. Il problema sta tutto nel fatto che l'azione qua è frenetica, dobbiamo commentare anche le mani, per cui prenderci, cioè prenderci tutto il tempo per leggere la tua mano diventa
un bel lungo, però lasciala qua. Comunque ragazzi, chi ha due minuti gli risponda, eh. Cosa mangi? Cosa mangi? Un wafer. Josephie prende coraggio, eh? Adesso apre il range. No, fa solo call. Qua trova Gentili con una buona mano. Eccolo qua. Il rilancio, l'apertura della mano da parte di Gentili da Big Blind dopo il limp di Josephine. Non so quanto Josephine deciderà. Non credo, invece non credo che Josephine abbia grande interesse a fare questo call. Giocherebbe poi la mano fuori posizione. Folda, secondo me infatti. È stato un fold per mandare tutti quanti in pausa, a mio parere. Così è, infatti, si va in pausa 20 minuti da questo momento, si rientra alle 22 esatte. A dopo. So I mentioned in the last segment that I did not have the best Christmas, and a lot of that was out of my control, but I do think that I sort of maybe deserved it. Now, you guys are familiar with this, right? Oh, God. I thought we were past this now. Didn't expect it this raw. We're together now. Now, I was trying to think of new bits we could come up with for Poker in the Ears / Eyes, and I was like, you know, it'd be really funny is if we did this segment where we, like, picked out a song off Audio Network, and we all pretended like it was a hot new song, and we were all really super into it. Like the Happy Birthday song. Yeah, exactly. And we're all like, yeah, have you heard, the new track? And then I was like, you know, it'd be funny. It's Christmas time. What if I took the Merry Christmas Everyone song and terrorized my family with it all Christmas long? See, the irony is that you're doing this as a bit, whereas we have numerous viewers to our live streams and TV shows who love those tracks and bombard us with requests to know where they can get hold of it. I mean, remember, that's... You Only Live Once from Monte Carlo, or Spectrums from Malta. So when Francine was like listening to the music the other day, like trying to figure out some new songs to use, I was like, it's No, You Only Live Once, but I couldn't remember the name of it. So I was like, it'd be funny is every time family, I had like 5 days of Christmas of family was coming over day, I'm going to like whip out my laptop and play this song and very earnestly act like it's my favorite Christmas song. And let you didn't do that with the Christmas tune. I did do that. Now, the thing is, I've cut together one video, just the one. I terrorized multiple family on Christmas Eve. I played it on a loop for 90 minutes while 17 people opened presents. Okay, so however, that was like a bitch to edit, so I didn't. So when you say you had a bad Christmas, this is karma biting you on the ass. I think it might have been karma. Yes, big absolutely. Style, big time. And so I did cut together a short video of me terrorizing my mother with this song. God. My mother and my sister-in-law, who's on the couch in the other room, and I thought you guys would enjoy it. Yes, is that song I was telling you about? My favorite Christmas song. Want to hear it? Yep. What I like is that they're saying Merry Christmas, but they're saying it to everyone. If you read into that, what they're really saying is Merry Christmas to all of the people. To the whole world. We're not leaving anyone out. Muslim or, yes. That's right. So, wait. Well, no, we're not forcing it on Muslims either. Isn't this just whistle solo? Huh? Do you recognize the song in the whistle solo? What do you dogs think? They're singing to dogs, it's to everyone, it's not just people. That's Jingle Bells. They found a way to work Jingle Bells into this song.
Don't talk to me during the whistle solo. Should I put this on your Christmas tape? Can I put it on more than once? No. Getting stuck in my head. Uh-oh. Oh, no. A worm. Whoa. What was that? Some Crisco? No, some clotted cream. A little flying cream on Christmas. Well, you know who loves... Flying clotted cream. You know who loves... Here, come here. Flying clotted cream. The singers of this song. That's not it. That's the wrong thing. Might as well hit this, though. I can't believe you took a soundboard to the family gathering. Still working, got the tweet deck up. Chasing my mom and dogs around the house who are desperately trying to get away from me playing this song. But my mom is so nice that she won't actually tell me that's enough until right then. By the way, what you just saw, I played the song like 6 times in a row. Like, I was just playing it over and over again. Trying to kill themselves. And I was like, I'll put this in your Christmas tape. And she's like, well, you could put White Christmas on it. I'm like, I've never heard of that. Is there a real song? Because I know this one, though. So anyway, yeah, it was probably probably some karma that my Christmas didn't go very well. So I was terrorizing my family with this song. let's kick things on over to the PokerStars Championship. It's 2017, new tour, not new stops yet necessarily here in the Bahamas. It is business as usual, except for the fact that we had a couple of ridiculously big Hollywood stars show up here. None bigger, I would say, than Kevin Hart. Now, I know, Matt, you didn't exactly know who this was right away. I didn't at all know who this was, and I'm still not entirely sure. I guess it's one of those things where he's, like, so purely American, but he is huge in America. I think the difference is, in the UK, and I can't speak for the rest of Europe, we probably know him just for his movie appearances. Whereas, obviously, in the U.S., in North America, he sells out arenas as a stand-up. And also, it was by fluke. You gave me, like, 6 films that he'd been in, and I just happened to have never seen any of them. So I think I'm just that perfect storm of never encountered the guy. Yeah, I do think, look, he does primarily appeal to black audiences in the U.S. You know, he's in Ride Along with Ice Cube, Ride Along 2. He's in a, you know, but he sells out stadiums for multiple days in a row. And I also, think it was when we were in Toronto once for Daniel's party, the Air Canada Centre was completely sold out, and there were people like queuing around the block to get in, people scalping tickets on the streets. It was clearly a big deal. Yeah, he's absolutely enormous, and I think I saw this movie, A Central Intelligence, I think it was last summer that he was in. I think it was like probably his biggest crossover hit so far that just has audiences probably around the world figuring out who he is. I was shocked to see him at this event. He played the 100K. Yep. Do you know how well he did? I think he made it to day two. Well, obviously everyone makes it to day two because, of course, it's a re-entry. Did he fire off more than one bullet? I don't know. I know he fired off multiple bullets in the 50K one day. Wow. That's, I mean, the guy makes, he's like one of the top earning stars in Hollywood. Now, he was in Central Intelligence with Aaron Paul. Who is also here. Aaron, him I know. Him you know. Aaron Paul's on my flight, both of my flights, like from L.A. to Atlanta and then Atlanta to the Bahamas. And I was in this like really awkward situation. Well, awkward for me because I didn't want to make it awkward for him. Now, I've met him a few times now. I met him one time when I was out in L.A. I met him another time doing the GPL. And I was like, should I talk to Aaron Paul? Like, he's right there. I don't know what to do. Like, I don't want to be rude to Aaron Paul. Like, what if Aaron Paul's like expecting me? He's probably going through exactly the same internal dialogue. Right? Oh, do I go and talk to Stapes? Like, Stapes is like such a big star. I don't want to bother Stapes. And the thing is, like, my main thing is that had it been like a sort of a private area, I probably would have. But I also don't, I'm trying to be courteous in that I want to draw attention to him. And that when he's standing, he's got a buddy with him, and they're both wearing hats, and they're sort of pulled down low. And I don't be like, hey, what's up, Aaron Paul? It's me, Stapes, remember? And then all of a sudden, people around us are paying attention. And so I just kind of ignored Aaron Paul, which is very difficult for me, Matt, as you know, to let anything having to do with Hollywood just go by me. Hello. And not have to be involved in it. So also, it was amazing, too, like walking past him in first class and being like, oh, hey, yeah, no, we're both repping the same company, but I'm going to go to coach to my middle seat. Go see some friends out the back. I got friends sitting on both sides of me. That's why it's a middle seat. I like to feel secure here in the middle. But no, you stay up there. You stay up there in first class. It's no big deal. They're short flights anyway. Doesn't matter. First class isn't that really that big of a deal. We have
The Bahamas, though, is always fun. Even if the tournament doesn't change very much, the Stars Fund does. There's always to do outside, except for this year. Not so good outside at the moment. Couple of things. First of all, you talked about who is on your flight. Just show this next picture. I took this as we were getting on the flight in London, as Matt and I came from Heathrow direct to Nassau. And hey. This guy is standing like in the aisle in front, putting his bags up, and you will see that he is wearing an Everyone Loves a Chop Pot hoodie. Yeah. Now, we may not have been responsible for the exact design of this particular item of clothing, but it's our catchphrase. Well, and didn't we help choose it of design options? That is well. True. I caught this guy's eye a couple of times, and he blanked me on both occasions. And it's like, I'm sorry. You're wearing my f***ing catchphrase on your back. Exactly. You do not get to wear my f***ing hoodie and not acknowledge my f***ing presence. Unbelievable. And gradually he's going, everyone loves a chop pot. Oh, what's that? Oh, I was just singing it. Everyone loves a chop pot. Everyone loves a chop pot. Please notice me. Boy, it's sort of choppy, pokery in here, isn't it? Yeah, that weather real choppy. Like I can think of a chop that everyone on. So yeah, after arriving here, the first morning, jet lag kicks in. So you're up at like sort of 5 a.m. I'm going to go out for a walk, and it's that naive belief that I'm in the Bahamas, I'm in the Caribbean by the sea. I'm going to put on a t-shirt and shorts. And promptly froze to death because it was overcast and a little bit windy. Because it looked like this outside. And it takes something to make those trees look that distressed. Either a lot of wind or a lot of hairspray. Those are the only two ways that you can get the like trees like those that. Those films of the nuclear tests and the first wave hits them. Before they get completely blown away with all the houses, there's that first shockwave that just makes all the trees go, whoa! And then they're gone. That's what that looks like. Yeah, I mean, obviously we've had some good days as well. But sadly, that particular morning, the one morning where I was able to actually enjoy the outdoors, the weather wasn't so great, but luckily plenty to do indoors. That's right. And that's not, I'm not just talking about playing poker. That's right. We are not responsible for any injuries incurred while taking part in this activity. You play at your own risk. This is indoors, by the way. Usually this is outside by the jet skis or the rock climbing wall. This is inside in an cordoned off area about 12 by 12 wide, and I think that you're about to find out why. Yeah, so just to set this up, this is a virtual reality game called Space Pirates. Space Pirates. And bear in mind, this is the first, it's certainly my first VR experience. I know you've got... I've got it, but like I've played it for like 5 minutes. I've just got a cardboard thing that pretends I'm on a roller coaster, so I don't know if that really counts. So the great thing is we decided we're all going to compete in like a VR video game session, but so it would be an even playing field. None of us looked at what the game was, what the rules were, or how to play it. We just basically dived in. I still don't know. Yeah, look at that. Joe, it's really weird having VR on and not having an erection. I need guns. Lots of guns. I've got different types of weapons. Oh, man, I'm never coming back. They're little drone things, I think. Yeah. Why don't we let him go first? Well, because you wanted to learn from my dreadful experiences. Shoot ahead of him, come on! It's almost as if you've never shot drones with a laser beam before. They've gone disco on me. Oh, God, that's not pleasant. Oh, game over. Do you want the straps on your wrist? Do you want your strap on, James? I don't trust him at all. Please put the straps on. Okay, this is gonna go horribly wrong. I hope everyone who wanted to use this has done it already, because it's not gonna work anymore after James is done. Right, where are they? Don't worry, Mr. Mandarin. Get some! He's become one with the machine. Yes, he has. Oh, so right. Oh, we have no sound. Ah! Oh, boy. He's fallen to his knees. Oh, that was a big hit. Oh, what? Wow. Look at him. See, you went forever. Any excuse to be on your knees, Hardigan. Shoot stuff. Don't let the drones hit you. Oh, I got hit. Don't cross the streams. Oh, that was a hit. I see you done, mate. Oh, I saw Liv on there. Guys, it's pretty wild. It's pretty hard to come back from that. It's pretty wild in there. So this round, should we try it with the sound as well? Oh, with the sound? Yeah. Look how into it you are. Oh, I loved it.
Right, now I'm in the club. Let's continue. It's hurting my face a little. Just hold on. I can't shoot drones if my face hurts. He's explosive. Right in the head. A portal's opening up. They're coming to get me. It's really embarrassing how out of breath I am from something that's not even real. Headphones have come off. Oh no, I can't hear anything. How do you pause? Oh my god, there goes the whole computer. What happened? That's awesome. No, don't worry, keep doing what you were doing. What happened? I can't see anything. Wow, so many cables came undone from that. That was fantastic. Yeah. Oh man, the rainbow laptop is not happy. Attention everybody, due to technical difficulties, the virtual reality experience will be out of service for the rest of the day. Thank you once again, James Hardigan, for breaking it. Thank you. It wasn't my fault. Matt was meant to be holding the cable. Oh, no way. No way. You cannot put that on Matt. No, afterwards, an accident. Afterwards, they said maybe one of you should hold the leads in case Goose here, like, heads off. The weird experience, you talk about the immersive experience, right? When that system went down, I imagine that's what death is like. Because literally, everything went black and I couldn't hear anything anymore. And it took you a while to actually even acknowledge, like, what had happened. Like, he was still like, what's going on? We're like, James, it's off. It's a trick. It's what they want me to think. Well, look, Matt's got the scores on the doors. And the irony is, had I not had that calamity, I'm pretty sure that I could have beaten Joe Staples. Yes, with Matt obviously won. Matt did really. What I didn't understand actually was that my second game went on forever. Yeah. Like for a really long time, but I only had a score of 2,900 in the second game. I think you get more points if you're more accurate with your blasts. I think you're right. And yeah. If you've used fewer laser bolts. Because I was using like the laser and the grenade launcher in my second game. And even though I was beating all the waves, I think that it just wasn't counting for very much. Oh, I didn't think that. Because in the first game, I used my shield a lot, which we didn't get to see. That was very cool. You could put your hand back and have a shield as well as a gun. And maybe that scored me something. And they also cut out the part where I tried to put my penis through the ring. We decided that we wouldn't want to see weird, that. Sort of. But that didn't make it through. I will say one last thing about the VR. That video doesn't do it justice. It really is, you are in the world, you are gone, you are out of this world for a few moments. Yeah. And that's just like with a bunch of, I don't know, what do you call it? Geodes, geometrical, you know what I mean? It's not even that. It's not a photorealistic, it's clearly still a video game. It's like an like old Tron. It is a bit like Tron. It's a little Tron-y. We're three Tronies. Poker School Online is the place to learn poker or improve your poker skills. To join, simply log into the PokerStars client, visit the school section, and choose your school password. Poker School Online is packed full of free poker bonuses, allowing you to practice and play in real money games on us. Take part in our regular monthly promotions where you can win seats into bigger PokerStars tournaments. There are free scratch cards where you can win daily tournament tickets via scratch and match. Each day, you'll have two free cards. Just scratch off the cards and you could win a prize. Another popular challenge is our beginner's bankroll promotion, allowing you to work your way through our poker missions, improving your game, and earning your free poker tournament tickets along the way. And if that's not enough promotions for you, there are unlimited tournament tickets and $5,000 free roll tickets you can earn via our Refer a Friend promotion. Simply refer a friend and you'll both receive prizes. Once you've built your confidence, it's time to compete in the Poker School Online. Skill leagues with $44,000 in prize money up for grabs every month, with up to $5,000 going to the winner. And if improving your game is what you're looking for, we have poker courses from Hold'em to Omaha, cash, sit and goes in tournaments, along with quizzes to test your newfound knowledge. There's live poker training where you can watch pros play poker in real time, view their hold cards and ask questions directly. See the live training schedule for the next session. Our poker forums are always buzzing with questions, advice, and tips.
You'll find all types of players from beginners to pros discussing all areas of poker. Now you've heard what's available, it's time to get involved. Simply join Poker School Online. You may even be eligible for our welcome bonuses full of tickets and cash. Welcome to Poker School Online. Amici pokeristi, bentornati, questo è il nuovo livello in partenza al PokerStars Championship con i 5 left a questo punto di questo tavolo finale, un'ora e mezzo di nuovo livello ante 10.000 small blind, 50.000 big blind, 100.000. Attenzione, c'è subito un all-in. Eh sì, Asti Vela che ha pushato con asso 9 da big blind. Non c'è stato però alcun call. Ecco il count, 86 big blind per Harder, Vela adesso ha 14 big blind. Poi vediamo Palikin oltre 50 e gli altri due che si aggirano poco sotto i 30. Gentili e Giuseppe, Gentili in grossa difficoltà, non sta riuscendo ad entrare in partita, non ha perso tantissimo rispetto alle mani che ha giocato. Ancora Lulin, sempre Vela, sì. Questa volta con asso 6. Niente da fare, Harder non ha da chiamare, quindi Vela vince subito due colpi in apertura, ne aveva bisogno per rimpinguare un po' le sue casse, e come abbiamo visto giravano intorno ai 14-15 big blind, adesso sarà un po' più su, ma è comunque il giocatore più corto. Quanta 100, partita fa sempre più interessante. Questo è Giuseppe che folda. Andiamo Harder, 10 e 2 dallo small blind. Chiaramente Harder può permettersi di aprire con molte mani, ha uno stack grandissimo, 8 milioni e mezzo. Opalikin, 4-3 suited, al russo piacciono molto i suited connector, potrebbe difendere. Alla fine ci ripensa, russo che viene dal mondo del biliardo, l'abbiamo detto durante le prime fasi di questa giornata, quindi molto disciplinato, ogni tanto fa qualche errore di inesperienza perché le sue prime
ai suoi primi tornei così importanti e sicuramente al suo primo tavolo finale di questo peso, quindi intanto si lascia un po' andare, ma comunque grande disciplina per lui, è salito costantemente nella giornata di ieri e anche oggi continua a mantenere, se non a incrementare, il suo stack. You always overshoot that second one. Oh, I didn't think you were worrying about the box today. I didn't think you were thinking about that. What? Gentili, non apre jack e 10. Yesterday all you cared about was where the cards were going. È vela, è vela, nemmeno lui, 4 e 5. Turn the cap around? Harder invece con molta probabilità, infatti, apre K8 suited dal bottone. Via Opalikin. Attenzione, perché qui Joseph invece ha un'ottima mano. $2,000,007 per lui, l'abbiamo visto, sopra i 25 big blind. La tribetta è assolutamente nelle cose, infatti la fa. 3,6,700,000. Lascia 2 milioni tondi dietro. Harder non credo che si vada ad avventurare, infatti passa. Eh sì. 3 milioni. Risale bene l'americano Josephy. Livello scorso non abbiamo avuto nessuna eliminazione, mentre subito in apertura ce n'era stata una. Lasciato Glazel, il norvegese, con $100,000. Adesso vela a 16 bui. Comincia a essere quasi in trouble stack vela. Attenzione, fra un po' dovrà cominciare a muovere le acque. Attenzione a Opalikin, che asso K dal bottone. $2,50 per 2,5 secco il russo. Josefì, no, donna e 10. Buona mano, ma decide di non andare a chiamare fuori posizione. Gentili, donna e 8. Gentili che scende sotto ai 3 milioni in questo colpo e fa fold. Abbiamo il primo premio, $480,000. La mano è la numero 57 da inizio della giornata. Va via Joseph, fai anche dal bottone. E c'è il walk. Walk per vela. Mandia qualcosina. Oh, there it is. The structure finally came up. Mm-hmm.
Your dinner break there? Altro colpo. No, there is. I don't know. Plan on having all you guys knocked out of here before that. Just saying. Ma i giocatori si conoscono molto bene in questa fase. Succede poco. Opalikin, ancora una buona mano per lui, K e donna a cuori. Apre primo a parlare, si arriva fino al big blind che è Harder, ha un asso, quindi decide di difendere. I really thought by now that two of the big stacks would clash and one would be out of here. Sette, dieci, cinque. Il flop rimane in testa alla mano di Harder. Good conversation. Palikin però parla in posizione. Ci starebbe la sua continuation bet, vediamo se la fa. Only Cliff would know that game. Which game? Trianimals. I don't know it. Black. Eccola qui, la prepara. You and I are probably same age, right? 50? Yeah. Numbers. 280. It was dominoes with. I remember that, and you lined them up. I don't. Yeah. I didn't know the name of that. Harder non ha nulla se non l'asso di picche. Yeah, they're trying. Yeah. Let's Google it. C'è il fold. Piattino per il russo. Arriva a 6 milioni in chips. Questa è la mano numero 59, quella in partenza. Sono le 4 del pomeriggio alle Bahamas, per cui ancora presto per scegliere un orario o attribuire un orario alla pausa a cena, se ci sarà. Veramente tanti bui comunque ancora. Eh sì, lo vediamo anche dall'azione che in questo momento un po' latita, perché tutti i giocatori attendono mani comunque buone per fare azione, perché gli stack sono ancora abbastanza confortevoli per tutti, ad esclusione di Vela, che è l'unico sotto i 20 big blind. Gentili qui apre, attenzione, abbiamo un possibile scontro, perché Gentili apre dal cutoff con le donne e Harder a 2-8 dello small blind ha chiesto di poter guardare lo stack dell'avversario. Vediamo che Gentili ha dietro altri 24 big blind, 2 milioni e 4. Di Harder opta per un call con la sua coppia di 8 fuori posizione, sicuramente una scelta che ci sta, e probabilmente entrerà nel colpo anche Opalikin con K-Jack dal big blind per aggiungere 125, a meno che non voglia rilanciare, ma mi sembrerebbe una mossa un po' azzardata. Vediamo cosa decide il russo. Qui piuttosto standard un call, comunque sia K-Jack è una mano che ita spesso il flop. Eccolo qui. C'è il call del russo, si va in three way. Attenzione, ce n'è per tutti, c'è il set di Gentili, la second pair di Opalikin, probabilmente sulla eventuale continuation bet di Gentili qua Opalikin non andrà via. Harder invece è più probabile che lo faccia, ci sono due overcard,
tante draws possibili su questo flop, non credo che voglia chiamare con 2-8. Comunque adesso lo scopriamo nel caso in cui Gentili opti per la continuation bet, e direi che dovrebbe farlo. Eccola qui, 2,50, la fa piccola, un terzo pot. Chiaramente prova a tenere dentro, a tenere dentro qualcuno con il suo top set. Come da copione harder passa Opalikin, invece potrebbe incollarsi con la sua second pair. Sì. Potrebbe chiamarne una per poi rivalutare al TAR. Eccolo qua. Piatto che arriva a 1.200.000. 4 di quadri. Non cambia nulla. Questo 4 lascia la situazione invariata. Quindi Opalikin si limita al check. Lì 2.100.000 dietro, 1.200.000 il piatto. E qua Gentili c'ha tutto il tutta la possibilità di tenere dentro il suo avversario. Spera naturalmente che nel suo avversario ci siano tutte quelle carte che si accoppino con un jack. Sarebbe in quel caso, in tutti quei casi, drawing dead il suo avversario. Se non sono doppie coppie, ovviamente. Gentili va in second bar, 5,75, la size è perfetta, calzata proprio per un second pair del suo avversario. Ottima lettura qui per Gentili. E Opalikin potrebbe mettere Gentili magari in draw e continuare a chiamare con la sua second pair. Vediamo. Certo, adesso diventa chiaramente più impegnativo per il russo questo call, ma abbiamo visto che quando ne prende una senza restio a passare. Certo, adesso l'entità delle puntate è molto più impegnativa, però ieri ha fatto un paio di call anche con bottom pair. Però non mi sembra questo il caso. Pensa ancora Opalikin. Well, there's no benefit to me making another level. Alla fine arriva il fold. Bravo. Coscienzioso. Capito di essere sotto, è riuscito a metterle sotto. Vediamo la variazione dello stack di Opalikin da inizio giornata, è salito di 755.000 gettoni, mentre Gentili è sceso di quasi 3 milioni, aveva oltre 6 milioni a inizio giornata. Vediamo se saprà invertire questa rotta player canadese. Harder, K e donna suited dal bottone. Questa è una bella mano, K donna quadri. Con le frequenze di apertura che ha Harder, ovviamente
parecchi giocatori possono fargli una mano di minor valore aprendo da bottone. Josefi ha una mano con la quale tutto sommato può andare a difendere il suo grande buio, donna e 7. Molto conservativo però l'americano, vediamo. Eccolo qui, ha difeso. Però qua rimane davanti Harder. Vediamo se andrà in condition bet. Questo potrebbe essere un flop sul quale lui può tranquillamente rappresentare un jack. Così infatti va in continuation bet per 215.000 e Joseph A. non può mai chiamare. Siamo sempre lì. Schermaglie, ma non arriva il colpo decisivo per nessuno. Questi sono i campioni degli anni precedenti. Esatto. Gus Hansen il primo, ve lo ricorderete tutti, il buon Gus del 2004, il danese, The Great Dane, $455.000, poi più avanti Nasri vinse 3 milioni ed è, fu il picco massimo. Ricorderete più recenti le vittorie di Panka, Schulz e Watson, quella dell'anno scorso, Watson quando massacrò il tavolo, così anche...